C'è chi dice che oggi, come abbi qualcosa, poteva starci anche una musica più funerea. Ed effettivamente, visto che non è successo niente, cioè oggi la mia presenza in live è completamente inutile. Oggi faccio il passacarte fra coloro che vi daranno le informazioni. Il primo, ragazzi, è questo benedetto uomo alla mia sinistra, alla vostra destra, non so come sono le vostre proporzioni a specchio, che è Ale. Ciao Ale. Ciao Ludo, ciao a tutti ragazzi. Oggi puntata specialissima di lunedì, perché domani e dopodomani, almeno io non so chi fra i ragazzi di SOS sarà la Social Summit Festival Forum Social Football Summit, non era festival niente, Social Football Summit a Roma all'Olimpico, e quindi non trasmetteremo, e invece facciamo oggi questa puntata speciale. Meloni primo slot, ok, almeno abbiamo anche coperto la faccenda elezioni. E invece Ale, ora è il tuo momento, monumentali, perché vogliono parlare solo di te, ti danno già il plurale maiestatis, monumentale, hashtag nei commenti, con vicino il nome del vostro calciatore che si è infortunato durante la sosta nazionale, per sapere da Ale quando torna. Un disastro, Un ragazzi, disastro, veramente, un veramente un disastro, disastro. un disastro. Boh, di chi vogliamo parlare? Ce ne sono talmente tanti, Allora, cioè, voglio partire da uno che era Milan. già rotto, Vai, Berardi. Berardi vuoi partire, lo sapevo. Ma il Berardi è primo, lo sai, l'unico. il primo che hanno scritto. No, ma ci sta, è l'unico di cui non si sa nulla, nel senso che Sassuolo prosegue in questa linea imbarazzante in cui non fa. Ora i report sono vuoti, neanche scrive il lavoro differenziato, non scrivono nulla. Quindi no, si sa quello che trapela, ma trapela poco perché gli allenamenti sono tutti a porte chiuse. Quindi esce quello che vogliono far uscire, quindi non vogliono far uscire quasi nulla e quindi non esce nulla. È molto semplice. Coop Quindi Miners. speriamo e aspettiamo. No, Ludo, la cosa buona, Ok. è una cosa buona, per fortuna, è Mi che stupisce. torneranno le parole degli allenatori. Ah, ok, Quindi, certo. questa volta vediamo se Dionisi parla il venerdì o il sabato, perché quest'anno Dionisi sta parlando, e questa è una chicca, sta parlando sempre 2 giorni prima della partita, non uno. Quindi Sassuolo gioca la domenica, vediamo se ci fa questo regalo di parlare il venerdì e non il sabato. Vabbè che comunque anche il sabato, se dovesse parlare, di solito parla entro le 15, però sai che non si sa mai con queste cose, quindi immagino che se ci saranno dei giornalisti in sala stampa e non dei manichini, di Berardi chiederanno qualcosa, ecco. Eh Coop no, col Sassuolo Miners, sono un po' polemico, ragazzi, lo sapete. lasciate la polemica ad Ale, su, È scusate, sei l'unica con cui sono tosta. polemico, perché sulle altre qualcosa filtra qua e là, Ok, sul Sassuolo nulla. tipo Coop Miners? Niente, per me ci sarà precauzionalmente, hanno preso una scelta saggia di tenerlo fuori, nonostante fosse gli esami tutti negativi, è un trauma cranico, adesso proverà e secondo me ci sarà alla ripresa. E la buona notizia è che la Gazzetta questa mattina ha detto che è atteso già in gruppo Zapata, idem Zappacosta. Guarda un Quindi sono po', due guarda un ottime po'. notizie, adesso vediamo l'allenamento dell'Atalanta se confermerà, però si sono proprio sbilanciati della serie, torneranno a disposizione senza usare condizionali o cose varie, quindi io me li aspetto veramente. A disposizione, poi vediamo se è in campo o meno, perché quello è un altro step, come sappiamo bene. Però a disposizione vuol dire che potranno essere impiegati, ecco. Ludovico Pino, direi no look di Firmino, però ti amo, grazie Ponta, anche perché io vi do il programma di oggi, ragazzi, chat sempre aperta, ora con Ale, tutti gli infortuni fino alla mezza, poi entrerà insieme a noi Fabri e faremo mezz'ora infuocata di scambi, cioè io da passacarte, Ale e Fabri sugli scambi, e dopodiché usciranno sia Fabri che Ale, entrerà Gugli, a quel punto scambi fra me e Gugli e lì ce la rimpalliamo. Poi l'ultima mezz'ora arriverà Romeo Agresti. Guarda, c'è un lapsus che non posso neanche spiegare, che c'è tutta una cosa. Comunque, entra Romeo Agresti e faremo un piccolo specialino Juve, sia per quanto riguarda, insomma, la situazione Allegri, la situazione infortunati, e poi ovviamente facciamo anche una piccola chicca perché Romeo è nel Fanta con noi insieme a Enrico Zambruno, quindi piccolissima accenno alla sua rosa, che tra l'altro è una di quelle costruite meglio nel Fanta di Fanta Live. E insomma, queste sono le 2 ore che ci aspettano oggi. Vi ricordo, oggi e non domani. Poi ci rivediamo venerdì per il preturno, per insomma la mia inutilità, come mi ha fatto l'assist Ponta con questo. Questo comunque era Gengar, come si chiama? Ah, Anger, come
Come si chiamava quel Pokémon? No, come, ditemi il nome di sto Pokémon. Non me lo ricordo. Gengar, secondo me. E anche per me Gengar. Sì, sì. Monumentale Verde. Gengar, cioè, mi conferma Giulio Gengar. Aspetta. Monumentale Verde. Siamo in attesa di capire se dovrà o meno operarsi. Sta ancora facendo la terapia conservativa. Quando la finirà è atteso alla Spezia. In teoria questa settimana torna, da quello che sappiamo. E quindi lo rivaluteranno lo staff medico dello Spezia, perché lui è andato in Emilia Romagna a fare la terapia conservativa in un centro ad hoc specializzato per vedere se dà i frutti o meno, però deve rivalutarlo lo Spezia. Ti vogliono far aprire direttamente il libro dell'orrore, Monumentale situazione Milan. Tantissimi ragazzi, Maignan fuori fino almeno secondo me alla decima, Teo salta l'ottava, Calabria può tornare, lui e Rebic possono tornare, Calabria e Rebic, Tonali difficile. Ti blocco Politico. Solo per ringraziare Loca Abreu, altri 5 sub regalate, grandissimo Loca, grandissimo. Grandissimo, grazie mille ogni volta. E quindi sono veramente tanti, Origi con l'Empoli no, Teo con l'Empoli no l'abbiamo detto, Maignan con l'Empoli no, così facciamo, cioè perché la gente interessa l'immediato immagino, con l'Empoli chi può tornare? Tonali, Rebic e Calabria, questi tre possono tornare, vediamo, riprendono domani gli allenamenti del Milan. E di quelli che non possono tornare chi gioca Ale? Per quelli che non possono tornare, chi gioca al loro posto? Allora, per me Calabria alla fine ci sarà e quindi il ballottaggio è tra Dest e Balloturè per sostituire Teo. Al posto di Tonali o Pobega o Krunic, che ci sono entrambi, quindi con Bennacer. E davanti straordinarissimi per Giroud e secondo me Rebic, anche se dovesse tornare comunque non gioca dall'inizio. Ecco, Leao a sinistra, a destra o Salemakers o Messias e sulla tre quarti De Ketelaere o Brahim Diaz. Solito Milan insomma. E in porta? In porta Tatarusano. Scontato Tatarusano. Tatarusano sì, Mirante senza Maignan, perché ovviamente insomma dall'anno scorso c'è questo incubo Mirante, che però in tanti hanno continuato a non prenderlo. Anch'io alla fine sono riuscito a prendere un Maignan e non ho Mirante. Ho Maignan e Tatarusano. Dopo sono... Io mi sono abbonato, non mi avete cagato, non ti abbiamo fatto entrare, non ti abbiamo fatto entrare. Lui li ha regalati 5 di abbonamenti, ecco perché ci siamo, e lo fa spesso tra l'altro. Tatarusano per la gioia dei suoi fantallenatori, ok, Tatarusano primo slot, in Champions devono cambiare le liste, ci sono solo Mirante e Maignan, ma se ne è parlato, fortunatamente non contro il fantacalcio. Origi? Prova per quella, non subito l'Empoli, per quella dopo che è la Juve. Il tallone di Nico Gonzalez? Sta bene. Meno Nico male. È tornato, secondo me adesso tornerà titolare. Qui parlano di De Ketelaere falso 9 per fare fiatare Giroud alla lunga. Per me no. Tra l'altro ho notato domani, non so, ho visto prima entrando in live che c'erano un sacco di canali ora su Twitch che stanno streamando FIFA 23. Tra l'altro ho notato invece l'altro giorno che De Ketelaere è segnato attaccante su FIFA 23, direttamente ST. Se non sbaglio ragazzi... ditemi se confermatemi questa cosa, è segnato direttamente striker, dovrebbe essere. Quindi mi ha fatto sorridere perché ogni tanto parliamo di De Ketelaere falso 9, falso 9, arriva FIFA, vedi, vero, ci confermano che è segnato attaccante. Niente di che a valori, però bella però come chicca. Monumentale Zapata, già detto ma ripetiamolo. Sì, già detto ma lo ripetiamo, Gazzetta oggi molto molto ottimista sul ritorno in gruppo, dato per fatto, per scontato, per certo, quindi noi citiamo la fonte perché è giusto, è una notizia loro, come abbiamo le nostre, che sui tempi di recupero buchiamo sempre, cioè bruciamo tutti, su questo è giusto citare loro, e adesso vediamo, oggi allenamento dell'Atalanta, se sarà in gruppo confermata, comunque se non è oggi e domani, magari oggi parzialmente, domani totalmente, capito Ludo? Questi step qua, per la titolarità aspettiamo e vediamo, come diciamo sempre. Mi perdonerà la chat se ho detto ST striker e non ATT attaccante, scusate ma io gioco ai videogiochi e guardo le serie in inglese, ho questo problema, non guardo YouTube Italia. Monumentale, Immobile e Çalhanoğlu invece, nomi pesanti al fantacalcio, soprattutto Immobile. Belli, Immobile è un mini caso tra virgolette, non è la prima volta perché è la seconda consecutiva quando va in nazionale. Quindi ci sta che ci sia un po' di... non allarmismo, perché comunque non è allarmismo, però la gente si chiede cosa sta succedendo, va in nazionale e poi non gioca, e la situazione è questa, aveva un edema e non completamente riassorbito e hanno preferito non correre rischi.
poi tutti i rumors, Ludo, pressioni Lazio, cose eccetera, non entriamo nel merito, noi facciamo la cronaca. La cronaca è che la risonanza... Ma poi lo Tito aveva da fare sto fine settimana. Esatto, su. Non ci, di queste cose qua non ce ne frega niente. Anche perché l'Italia comunque ha vinto contro l'Inghilterra, grande gol di Raspadori. Stasera gioca contro l'Ungheria, ha vinto con l'Inghilterra, può vincere anche con l'Ungheria, secondo me. E Immobile, a noi quello che interessa è per il Fanta, al momento lo consideriamo in dubbio per lo Spezia, perché comunque la risonanza ha evidenziato questo problema. Se poi è vero anche che è un problema risolvibile in qualche giorno. Però comunque bisogna aspettare che si riassorba, perché se tra 48 ore non sarà riassorbito, non sarà scontata la presenza di Immobile con lo Spezia. Ecco. Eventualmente Pedro falso 9? Sì, perché Pedro sta bene tutta la settimana in gruppo, questa qua della sosta, e quindi è completamente recuperato. Zaccagni sta bene anche lui, Felipe sta bene anche lui, Cancellieri è andato in nazionale per fare numero, tra virgolette, perché va in tribuna anche oggi. Però c'è una Lazio che comunque ha allungato la rosa, sta bene, il vice Immobile manca sulla carta, però sappiamo che a Sarri piace la soluzione falso 9, quindi siamo sereni, ecco. Tra l'altro volevo dire, possiamo dire che un Pedrito che sta bene è un nome interessante negli scambi, anche come sesto slot, quinto in un Fanta 8, magari può fare il quarto quinto in un Fanta 10, cioè quel nome da tenersi lì, schierare, perché comunque fra prestazioni buone, male che va non ti prende il voto, insomma, può essere un jolly interessante. Io ce l'ho, l'ho preso in due Fanta, come in uno, sì, no, entrambi come quarto slot, perché alla fine secondo me... Sì, sì, no, come quarto quinto, esatto. Chiaramente. Però può essere... cioè, nel senso... terzo barra quarto anche io, perché in 1 a 10 con prezzi non dal prezzo base ma da tutti alti eccetera eccetera, di meglio non sono riuscito a prendere, diciamo. No, è che magari appunto a 10 può diventare un giocatore interessante se sei riuscito magari a fare un doppio top per caso, no? Mm. Hai investito tanto sul doppio top, un Pedrito ti poteva andare a poco, e può essere comunque un calciatore interessante ora nonostante il gol all'ultima negli scambi, perché comunque non è un titolare fisso, sappiamo che quando non c'è titolarità fissa c'è sempre un po' di paura del fantallenatore, magari provare il colpetto se voi siete coperti, se voi siete con l'attacco Milik, Dzeko, Correa, no, Belotti, no, però uno come Pedrito secondo me ci può stare. Andiamo. Simile Ludo che io valuterei, a proposito è Raspadori, tra l'altro, che in sì, tanti mi hanno esatto, chiesto esatto. Ma perché prendere Raspadori che non sarà mai titolare? Ci sta come ragionamento, nel senso, una volta che torna Osimhen, che sta bene Politano, Kvara intoccabile, Zielinski mezzala, eccetera, è vero che Raspadori sulla carta non è un titolare, però io quello che ho risposto a chi mi ha chiesto è prenderà voti a tutte le partite e ne giocherà anche qualcuno da titolare, quindi in stile Pedro, tra virgolette, sono quei qua, cioè il giocatore è il classico dodicesimo uomo, chiamatelo come volete, giocano col tridente, quindi quarto uomo, dodicesimo uomo, cioè lo chiamiamo come vogliamo, però la sostanza è quella. È uno che prende sempre voto e se manca un titolare è lui la prima scelta per tutti i ruoli, perché quello che accomuna tutte e due è questo, falso 9, esterno sinistro e esterno destro, fa tutto. Sì, vero è vero. Monumentale Dybala. Oggi è tornato in gruppo, sta bene, non gioca titolare con l'Argentina, ma farà uno spezzone secondo me. E poi quindi rientra a ridosso. Esatto. L'unica questo pecca, un po', tra virgolette, bravo, è che come Lautaro del resto, cioè nel senso non solo Dybala, tutti quelli che come sempre viaggiano dal Sud America rientrano molto a ridosso delle partite, perché tornano giovedì e la partita dell'Inter è sabato, quindi hanno solo l'allenamento del venerdì e la rifinitura del sabato mattina, che però non è neanche una rifinitura, è un risveglio muscolare, quindi poca roba. Senti, ti faccio stare sull'Inter in generale, partiamo da Lukaku, ma poi ovviamente c'è Brozovic che... ancora non è tornato in gruppo ma è atteso, secondo me Lukaku ci sarà. Ok, poi su non Brozovic... so dirti se giocherà 60, 70, 90, ma ci sarà. Su Brozovic aspettiamo la risonanza, però quello che filtra dai primi controlli della nazionale croata non è per nulla positivo. Il fatto che abbia detto Dalic, il CT, che starà fuori 3-4 settimane vuol dire che loro sono praticamente sicuri che ci sia una lesione, perché comunque sono le tempistiche minime per una lesione, quindi loro dalle verifiche che hanno fatto evidentemente sono sicuri. Vediamo di che grado eccetera eccetera dagli esami, però dubito fortemente che dicano una cosa così e poi sia solo un affaticamento da 7-10 giorni, vorrei dire che avranno avuto i loro motivi per dirlo, ecco. Possiamo dire pessima notizia fantacalcisticamente per tutta l'Inter?
Sì, possiamo dire che se ritorna a metà del mese di ottobre siamo, tra virgolette, cioè i fantallenatori sono felici, siamo noi, nel senso, certo, chi gioca al fantacalcio e a Brozovic è felice. Io mi immagino almeno, guarda, ora è il 26 settembre, ne ha 30, 4 più 15, 4 più 10, to, attorno lì a ridosso tra il 10 e il 20, ecco, a metà tra il 10 e il 20 ottobre. Se poi torna già il 10 così, tutti felici quelli che hanno Brozovic. Vediamo. Ma il suo sostituto è Aslani? Il sostituto è Aslani. Allora, guarda, Ludo, calendario alla mano, l'ho preso al volo. Inter-Roma, Inter-Barcellona, Sassuolo-Inter, no, di sicuro. Secondo me stuzzica quel Barcellona-Inter il 12 di ottobre, che può essere il vero appuntamento, con dopo Inter-Salernitana il 16. Quindi per me lo provano a mettere in piedi per il Barcellona e poi Inter-Salernitana può giocarla tranquillamente un altro, capito? Quindi con la classica gestione, ne fai 60-70 col Barcellona e poi parti fuori quella dopo. E il 12 sarebbero passati 12 più 5, 17 giorni. Quindi più o meno le tempistiche sono quelle, nelle migliori delle ipotesi. Nella peggiore salta anche quello, ovviamente, perché comunque non è per nulla scontato, perché 3-4 settimane vuol dire 20-30 giorni. Queste se proprio si fossero sbagliati, ecco. Allora ragazzi, comunicazione di servizio, vedendo la chat, non perché io voglia castrarvi il vostro entusiasmo sugli scambi, questa è la prima mezz'ora, ne abbiamo ancora 10 minuti con Ale, parliamo di infortunati, squalificati, rientri, rincalzi, ritorni, abbiamo detto torna dopo la sosta per tantissimo tempo, ora è quel momento, quindi parliamo di questi calciatori. Per gli scambi, dalla mezz'ora, nel momento in cui entra Fabri e ci mettiamo in tre, saremo completamente dedicati agli scambi per un'ora intera, prima io insieme ad Ale e Fabri e poi io insieme a Gugli, quindi per un'ora completamente così. Poi ritorniamo alle 15.30, come detto prima arriva Romeo Agresti e parliamo, facciamo un piccolo focus sulla Juve e anche sulla sua rosa nel nostro Fanta 12 di Fanta Fanta Live. Lazzari, non subito secondo me Lazzari, perché la lesione c'è. Quindi non è un semplice affaticamento che l'avrebbe fatto rientrare subito, rischia di saltare l'ottava giornata e tornare per la nona. Allora Ale, ti faccio fare modalità raffica, non dico niente e te riprendo al volo. Traoré. Come Berardi, Ludo. Non torna Traoré non torna di sicuro subito. Vediamo se per la nona, decima, undicesima. Berardi in teoria se non è ottava è nona. Traoré è più in là. Scusa, ma questi qua meritano due parole. Fatto bene. Osimhen. Nona decima anche lui, idem Politano. Umtiti. Condizione fisica. Malinowski. Non so nulla di Malinowski, sta bene. Miretti. Solite scelte. Miretti, salvo sorprese, salta l'ottava e torna per la... Vediamo se torna per la nona. Demiral. Vediamo oggi alla ripresa perché deve ancora fare gli accertamenti una volta che torna in Italia. Milenkovic. È in dubbio, sembrava potesse recuperare eccetera eccetera, invece non è ancora tornato in gruppo, quindi vabbè, c'è tutta una settimana, vediamo se torna in gruppo questa settimana. Pogba è ancora presto, nel senso che non è ancora tornato in gruppo, quindi aspettiamo prima che torni in gruppo. Idem Chiesa, tanti dicono possibile convocazione prima settimana di ottobre, bla 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 eccetera eccetera, però ancora non sono tornati in gruppo, la vedo difficile, vediamo se per metà mese ce la fanno. Calabria. Lui può farcela per la ripresa per l'Empoli. E poi c'è un Zappacosta da ripetere. Sì, come Zapata, ottimismo per il recupero. Miranchuk. Tornato, lui sì, tornato a disposizione, ci sarà. Politano. Nona decima come Osimhen. E poi Zapatone, lo ripetiamo. Atteso in gruppo in questi giorni e dovrebbe esserci alla ripresa regolarmente. Immobile. Vediamo appena ritorna, adesso la Lazio lo valuterà con nuovi accertamenti. In teoria è un edema che si riassorbe in 48 ore, un paio di giorni così. Vediamo effettivamente. Oggi è da considerare in dubbio per lo Spezia. Vojvoda. Salta l'ottava, prova a tornare per la nona. Szczęsny. Recuperato, ha fatto una gran partita ieri, l'ho visto veramente bene. Teo. Buona. Lozano. Sta bene. Destro. Gioca lui al posto di Politano a destra. Destro, ottimismo per il recupero come per Baldanzi. Karsdorp, obiettivo derby a inizio novembre, se non ce la fa secondo me torna direttamente nel 2023, c'è questo rischio. Casale. Almeno 20 giorni. Winks. Problemi a questa caviglia, ancora non è tornato in gruppo, lavora a parte. Petagna.
prova per l'ottava. Erlich. Ah, lui ci sarà perché è già andato in nazionale, sta bene. Pellegrini. Pellegrini, ottimismo, no? Lui gestione, l'hanno rimandato indietro, secondo me ci sarà senza problemi. Questa la faccio io, la Lega quando si riprende da questo brutto infortunio se ne sta parlando poco, posso dire che si sta parlando più di altri. Nico Gonzalez, ripetiamo. Nico Gonzalez sta bene e quindi io me lo aspetto titolare alla ripresa. Amrabat. Sta bene, tornato in gruppo in nazionale. Kirikes. A posto, ha fatto solo gestione qualche giorno. Chiesa. Come Pogba, vediamo per metà mese, Ludo. Ok, ok, secondo me abbiamo esaurito questa... Faraoni, questa... ottimismo per il recupero. Faraoni, certo. Ottimismo per la ripresa. Prendo i beat al volo, Stefanizzi 1990, ciao Musso Ludo, 2023, ciao, scusa Ludo, Musso 2023, ragazzi. Puoi sempre saltarmi sopra quando c'è la notizia. Black Hall 92, 7 mesi con noi, ho scambiato Barak, Singo e Valeri per Traoré, Gosens e Di Marco. Quindi è un Traoré, Barak, Valeri, Di Marco, Singo, Gosens. Io vorrei Barak, Singo e Valeri. A me piace di più i tre, infatti, i primi tre. Jansak, 5 mesi, ciao ragazzi. Sise e Basic per Satriano e Malè. Io... No, ma... Sise e Basic. Sì. Sì, è basico, ma non ti sconvolgi in nessuno dei due casi. No, no. Però sì, meglio sì, sì. Puke Putro 09, 2 mesi con noi, Fanta 8, attacco Lukaku, De Lofeo, Pinamonti, Henry, Desserts, Petagna, vi piace? A me piace. Sì, carino, molto carino. Lukaku dal primo minuto alla prossima? Sì, mettilo. Nohal Phil 77, 4 mesi con noi, ma quanto siete grossi, ragazzi. Io sono abbastanza grosso, c'ho un sacco di... Però intenda bravi e non grossi, se no ci mettiamo entrambi a dieta, io e lui. A me serve tanto. E allora. Dodò press, ragazzi, undicesima, dodicesima, un brutto infortunio Dodò, quindi con calma bisogna che recuperi. Lovato. Tornato. Tris, Lovato, Radovanovic, Boinen, tutti e tre recuperati nella Salernitana. Banda. Ci prova, ancora non è tornato in gruppo, vediamo se torna in questi giorni. Doig da tenere. Bravi ovviamente, Ludo. C'ha risposto. Come? Bravi ovviamente, okay. Intendeva col grone. E sì, Doig da tenere, cioè se l'avete preso tanta roba, se è libero e svincolato pensateci, perché cioè in Lega ha saltato 10... una partita, il fantallenatore va in panico, così. No, no, infatti solito. E a 10-12 a 10-12 partecipanti dubito che ci sia di meglio di Doig. Giudico su piatto libero svincolato, ecco. Sì, assolutamente. Monumentale Barak. Posto, Barak sta bene, ragazzi. Perfetto. Così lo scrivono tanto per. Ripetiamo su Maignan. Maignan decima, undicesima, due o tre le salta, Champions salta entrambe col Chelsea. In mezzo salta la Juve, ovviamente. Prova a tornare per quelle dopo. Ti chiedono di sapere la forma fisica di Jovic. Quella che abbiamo visto, abbastanza imbarazzante. No, allora, io sono contento perché non ne abbiamo parlato, Ludo, ma io... Cos'era? Forse l'8 settembre, l'avevo ritrovato, dissi... Ma non è che finisce a fare qua a me la prima punta? E italiano 20 giorni, 15 giorni dopo l'ha fatto. Quindi sono molto contento perché per me, per le caratteristiche di Kwame, di come gioca la Fiorentina... Ha bisogno di un attaccante che attacchi la profondità, come faceva Vlahovic del resto. Jovic le ha quelle caratteristiche, ma Jovic in forma, come dici tu giustamente. Jovic che non sta in piedi e che gioca sempre di raccordo, che sta lì tra le linee, eccetera, non ti dà profondità, la squadra è corta. Quindi io, vedendo la Fiorentina, avevo detto, secondo me alla fine metterà qua me. Poi, di culo mi è andata, cioè non è che sono un indovino o cose strane. Però vedendo le partite mi sembrava quello più idoneo in questo momento della stagione per fare quel tipo di lavoro che vuole lui. E infatti i fatti, tra virgolette, dicono questo. Per me, io non mi stupirei di vedere ancora Kwame al centro dell'attacco della Fiorentina fino a quando la forma fisica e le prestazioni di Cabral e Jovic saranno queste. Ci sa. Perché comunque Ludo bisogna vederle certe cose. Cioè, schiacciato. No, mi ricorda un po' quell'Agudelo falso 9... dello Spezia di italiano che distrusse praticamente la col pressing costante il Milan un paio d'anni fa. Ti ricordi Nzola? Giocava quando stava bene, appena calato di condizioni l'ha messo fuori perché non gli faceva più quel lavoro lì di attacco alla profondità, eccetera. Vero. Appena era infortunato e tornato dall'infortunio
aveva smesso di giocare, ce lo ricordiamo tutti. Gabbiadini sta bene in nazionale, vediamo se trova spazio o meno, però sta bene. Tifiamo Serbia ai mondiali? No, io tifo il contrario, senza non me ne vogliano gli amici serbi, insomma, se finisce i gruppi l'avventura della Serbia ai mondiali non mi strapperò le vesti, ecco, diciamo. Io guarda, per una volta sono contento di guardare una competizione così importante senza tifare nessuno. Me la guardo e voglio... Cioè, no, osservo, io tipo Canada. Vabbè, ci sta. Io osservo e basta, guarda. Mi sono promesso di non avere simpatie di nessun tipo. Guardo e basta. Gollini. Sta bene, è tornato in gruppo. E comunque... Per me gioca Terracciano fisso ormai. Esatto. Mi stupirei del contrario, mettiamola così. No, tra l'altro non so se tu lo sai o se i ragazzi lo sanno, quali sono i termini dell'acquisto, insomma, di Gollini? È un prestito? Cioè, Fabri quando entra tra pochi minuti. Esatto, perché mi coglie impreparato, sincero. Per me è un prestito con diritto di riscatto, però non so diritto se diritto e basta, se diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, questo ho paura di dire una cosa per un'altra, quindi meglio non dirlo. No, perché se non c'è obbligo sono d'accordo con te, potrebbe non vederlo più il campo. O se addirittura Nazari, peggio, ragazzi, mi sento... non torna subito. Okay. O se Origi addirittura... non torna subito, scusa Ludo, e Casale non torna subito, perché sono tutte domande su questi. Sì, tanto dicevo, peggio ancora se deve fare un tot di presenze. Se deve fare un tot di presenze non lo vediamo più. È la classica che si possono fermare con Coppa Italia a una prima e poi lo mollano, tra virgolette. Esatto. Ok. Però c'è un però che ho letto oggi, adesso la vado a controllare, che Terracciano è in scadenza e addirittura ci sta pensando il Milan. L'ho letta come indiscrezione. Però, cioè, è in scadenza. La Fiorentina, un portiere, se non rinnova il contratto a Terracciano, dovrà farlo. Quindi vediamo, situazione in divenire, mi viene da dire. Gollini, tre palleggi fuori area, riscatto obbligatorio. Sansone è tornato in gruppo, ragazzi. Ottimismo anche per Barrow, sempre nel Bologna. Mentre Sumarò ancora presto e è in dubbio. Berardi, ragazzi, aspettiamo Dionisi. Veramente io ve lo dico col cuore, cioè in mano, mi spiace. Abbiamo provato in ogni modo da anni a reperire informazioni sul Sassuolo per qualsiasi via, tramite qualsiasi fonte, ma è... non ce la si fa. Nessuno le ha, come vedete. Cioè, non è che non le abbiamo noi, non le ha nessuno. Quindi aspettiamo Dionisio, o comunque che piovano dal cielo queste informazioni. Ok. Ludo, perché sempre il naso rosso? No, questo è scottato, ragazzi. Sono stato in vacanza, mi sono scottato, ora è bruciato. Sono interessato. Comunque è una cosa interessante. Sicuramente gli altri 1018 erano presi da questa cosa. Allora, andiamo su Aran Lass, che è un bit, ci dice, mi propongono Secco, Abram per Giroud, in attacco Giroud, Origi, Arnautovic, Zolani, Gonzalez ed Henry. Che fai, Duale? Ti prendi Abram o ti tieni Giroud? Sì, mi prendo Abram. Ci sta. Con questo attacco mi prendo Abram. È questo il momento giusto per prendere Chiesa negli scambi? Può esserlo, sì. Cioè, nel senso, lo era anche prima in realtà, non è che è cambiato molto, nel senso, prima rispetto a ora. Non è immediato il rientro. Allegri ha ragione quando dice torna al top a gennaio. E adesso sono anche uscite le indiscrezioni, Ludo, perché dopo escono sempre intoppi durante il percorso, fastidi al ginocchio, vabbè, era prevedibile. Sono passati 9 mesi e ancora non è in gruppo, quindi che qualcosa non andasse si era capito. Adesso in teoria è atteso in gruppo entro un paio di settimane, vediamo se effettivamente tornerà. Già sarebbe una bella notizia rivederlo in gruppo. Radončić è da scambiare? E dipende chi ti danno, come sempre, come diciamo sempre. Ma Chiesa, anche se non è al top, è più fondamentale di Kostic. Sì, ma se non è al top non lo mettono dentro, ragazzi, perché ci sono troppi casi di ricadute, problemi, nuovi infortuni alle ginocchia, eccetera. Quindi ormai... sapientemente, secondo me, hanno detto, cioè, i tempi sono 6, 7, 8 mesi e rispettiamoli. Tutti quelli che poi tornano dopo 4 o 5 si rispaccano, quindi forse conviene rispettarli e fare un po' più con calma, tra virgolette. Anche perché è un patrimonio della società, oltre che del calcio italiano. Esatto. Ma ce lo ricordiamo agli europei. E quindi ci sta a non rischiare. Allora, Çalhanoğlu, ripetiamo? Sì, prova per la Roma è in dubbio.
al massimo torna quella dopo col Barcellona in Champions League. Sempre per rassicurare, Pirata dice trequartisti di Torino con rientro di Miranchuk. 3 per 2 maglie con Sek, che comunque ha fatto bene, può fare anche il falso 9. E Ludo, l'infortunio di Pellegri, oggi sono attesi gli esami, secondo me spinge Sek davanti. Quindi okay, finché non rientra Pellegri, Sanabria o Sek punta, e in 3 per 2 maglie sulla tre quarti Miranchuk, Vlasic, secondo me favoriti, e Radonjic come jolly. Perfetto, perfetto, perfetto. Vado da allora. È arrivato Loresue, che saluto. 15 mesi con noi. Ciao ragazzi, ho Robocop per Radoncic. Scelgo Felipe Anderson o Strefezza per completare il centrocampo. Ma madonna, se già hai consigli? Sì, mi sa di sì. Purtroppo sì, anche se ragazzi vi chiediamo di non farlo. Io forse andrei No, non è facile. Io andrei di Strefezza. Anche io andrei di Strefezza. E ok, non so perché vuoi mettere Radoncic a tutti i costi. Pure... Io toglierei Radoncic. Ah, ok, stavo per dirti la stessa cosa. Perché Lazio Spezia Felipe va messo. Vedi, è un acquisto. Ah, ok, scusa. Allora, per acquisto io sai che prenderei Felipe Anderson, allora. Anch'io. Vulenk, 6 mesi con noi, eliminiamo la Nations League, mi sono rotti tutti, che bello, guardate, sfondate un Colosseo qua, quindi figuratevi. Allora, nell'attesa che entri Fabri, come promesso, iniziamo con gli scambi, quindi ragazzi, hashtag scambi in chat e cominciamo a rispondere ai vostri scambi. Ecco Fabri che ci dice entro ora, ti aspettiamo. E allora, con chi andiamo? C'erano 2000 scambi. Dove sono adesso? Eccolo. Henry e Kostic per Pinamonti e Singo al Mantra. È interessante. Sì. Molto equilibrato. Sì. Sai chi lo farei? Forse anch'io prendo Pinamonti, sì. Ci sta. Bello. Poi c'è uno Zielinski per Teo. Io prendo Teo. Anch'io. E poi al Mantra, Barella per De Ketelaere. Barella per De Ketelaere. Io prendo Barella, perché dovrei prendere De Ketelaere? Anch'io. Al Mantra, Come diciamo se... bravo. Come diciamo sempre per il discorso Mantra. Cioè, fa la C. È arrivato Fabri e allora, aspetta che io devo riuscire ad azzeccare lo switch. Eccoci. Ciao ragazzi, va. Ciao a tutti. Ciao Fabri. Ciao Fabri. Allora, ecco, ti riposiziono. Perfetto. Mezz'oretta scambi con te, anche se c'era prima una curiosità che ci è venuta durante su Gollini, su quali sono le condizioni del contratto, dell'eventuale riscatto di Gollini, perché Ale diceva, secondo me gioca Terracciano, e a me veniva il dubbio se lui ha delle presenze da fare obbligatorie, delle cose, no. Potrebbe veramente... No, non è vincolato a quello e secondo me... A prescindere, mi sembra che la scelta, sono d'accordo con Ale, sia su Terracciano, sia una scelta tecnica, ecco, al di là di contratti, clausole e tutto il resto. Poi vediamo, sappiamo che nel calcio le cose possono cambiare rapidamente, magari c'è un errore, cambiano le gerarchie, però ad oggi mi sembra abbastanza chiara in favore di Terracciano. Ripeto, vediamo fino in fondo, però non la vincolerei ai contratti, ad oggi non è così. E l'appunto che ci faceva Ale, Terracciano-Milan... Ma io starei attento a un altro portiere per il Milan, per quanto riguarda il futuro, infatti vi do anche una notizia, però c'è un portiere che al Milan piace tanto ed è Sportiello per l'anno prossimo come eventuale vice ovviamente di Maignan. Però occhio a questa idea qui, per quanto riguarda Terracciano vediamo, anche lui a scadenza, quindi può essere un'idea per tanti, però secondo me la Fiorentina, se dovesse confermarlo a titolare, poi penso sia anche intenzionata a prolungare, in quel caso lì ovviamente. Dovrà fare una scelta la Fiorentina, non solo con lui ma con tanti giocatori, cioè è una fase veramente di decisioni importanti, di decisioni pesanti, ovviamente tutti pensiamo all'attaccante, cosa vorranno fare poi veramente, se puntare forte su Jovic o continuare questa rotazione che ci ha portati fino a qua, me, insomma c'è tante scelte da fare. Iniziamo con gli scambi, vado da Alessandro che dice Bayrami e Henry per Toshvet e Nico Gonzalez, chi vi prendete? Io primi due. Anch'io Bayrami e Henry. Mi danno più sicurezza, probabilmente secondi due possono essere più creativi sotto un certo punto di vista, però primi due ti danno più certezza. Tonis, Sabiri o Pasalic, chi vi prendete?
Non ho un minimo dubbio qui. Sabiri tutta la vita. Ale? Sì, Sabiri. E poi c'è un scambio. Sono in emergenza in difesa senza scambiare Caprari e De Vrij per Okereke e Ferrari. Se sei in emergenza in difesa, ci sta. Ci può stare. L'emergenza è il tuo presupposto, quindi ci sta. Ferrari in questo ti dà delle garanzie, direi, uniche in tutta la Serie A. Ale? Sì, ci sta. Il Jamal dice scambi Dumfries più De Lofeo più Vlahovic per Dodò più Berardi più Lukaku, falsa il Fanta? Perché dovrebbe falsare il Fanta? Non mi sembra uno scambio che falsa il Fanta, tutt'altro. Certo, è nettamente, secondo me, favorevole al primo, questo sì. Cioè, io fossi il primo, non so se sei tu o il tuo amico, ma prenderei senza dubbi il primo slot. Però non è uno scambio che falsa il Fanta, per me. No. Per me è bello equilibrato, anzi. Sì, secondo me è abbastanza preciso proprio. E si va fuori di testa per poco. E c'è uno Zaniolo per Muriel. Io Zaniolo. Anch'io. Anche perché è il centrocampista. Ederson o Miranchuk? Dipende, secondo me, Alessio, che peso ha nel tuo centrocampo, se hai bisogno di minutaggio più garantito o meno, che tipo di slot è nella tua rosa. Dipende da quello. Se puoi permetterti di farlo diventare un jolly, per me ci sta avere più Miranchuk, che comunque secondo me è un giocatore che alla fine potrà portare più bonus. Però Ederson, secondo me, a livello di sostanza, di 6,5, di 6, 6,5, di voti, ti darà qualcosa in più. Dipende che tipo di giocatore cerchi. Teo e Çalhanoğlu per Kvaratskhelia e Tomori. Bello. Ma questo è uno scambio da Ale, questo. Bello, bellissimo. A me questi qua fanno impazzire, infatti. Sì, è vero. Chi prende? Detto questo, io prendo Kvaratskhelia e Tomori. Anch'io. Perfetto. Højlund per Dia. Io se ti serve un titolare prendo Dia, uno fisso, esatto. Proprio fisso. Se ti puoi permettere Højlund... Sono d'accordo. Io se posso ruotare prendo Højlund. Esatto. Se è un quarto quinto prendo Højlund tutta la vita. Pereira o Çala? Io preferisco Çalhanoğlu alla lunga. Perché per me l'Udinese non può finire a 80 punti. Nel senso, prima o poi mi sembra la classica squadra e come ogni anno inizia fortissimo e poi vedremo la picchia normale, fisiologico. Quindi bisogna fare già i complimenti. Però detto questo, il Tuku il suo lo fa sempre. C'è un problema secondo me sul Tuku, è che quasi sempre un problemino alla fine arriva, ora non voglio gufargliela, però è la sua storia, ma da quando era al Watford, alla Juve, si è un po' sempre fermato, cioè la cronaca infortuni del Tuku Pereira è sempre stata lunga, quindi vero anche che Çalhanoğlu si è appena fatto male, quindi non è che sia un intoccabile, però secondo me alla fine è molto equilibrato, cioè, ci stanno entrambi, però io prendo Çala. Io forse, lo sapete, che aspetterei la sosta del mondiale, cioè continuerei a tenermi Pereira, visto anche, come dicevo prima, l'infortunio di Brozovic, Çalhanoğlu che rientra dall'infortunio, cioè l'Inter magari ancora puoi guadagnare valore su quel Pereira per scambiarlo fra 8 giornate, 7 giornate magari. Ci sta, sì. Sì. Ok, scambi Gosens, Barak e Candreva per Udogi, De Ketelaere e Quadrado. Quali volete essere? Udogi, De Ketelaere e Quadrado, io. Abbastanza semplice. E poi c'è un Gosens per Becao. No, per Gosens per Becao, poi riprendo quello con Pinamonti. Oggi Becao, ragazzi, senza dubbio, ma pure domani, nel senso... capisco tutti, sinceramente io su Gosens capisco tutti, perché ci siamo tutti innamorati di Gosens, chi l'ha avuto, chi non l'ha avuto, cioè chiunque abbia acceso la televisione negli ultimi 5 anni si è innamorato di Gosens, però poi bisogna raccontare il presente, e il presente dice altre cose, cioè dice che purtroppo Gosens non rende per questioni fisiche, tutto. È un giocatore fisico, non è un giocatore tecnico, è un giocatore estremamente fisico, ha pagato il conto di un infortunio assurdo, brutto, che l'ha tenuto fuori più del previsto. Il resto lo dice il campo. Se si riprenderà, fai un capolavoro se hai Gosens e non Becao. Però c'è un 6 davanti. Se le vuoi togliere i 6 davanti, c'è Becao che ogni domenica lo metti lì, 6, 6 e mezzo, qualche gollettino lo tira fuori. Quindi. Scambi, mi hanno proposto Pinamonti per il mio Nzola, ho già Berardi. Quindi lui ha Berardi, Nzola, si andrebbe a prendere anche Pinamonti dando via Nzola. Io me lo prendo e magari lo scambio tra un Ci sta. Anch'io faccio uguale.
Diciamo che è golosa la situazione. Sì, è golosa. Vado sui beat, sono sempre scambi, e c'è Age 83, 17 mesi con noi, al Mantra, Muriel e Lovric per Nico Gonzalez ed Elmas. Io prenderei subito Nico Gonzalez ed Elmas. Anch'io. Giuliacci, 1984, 5 mesi con noi, ci dice ho Leao, scambio 1, ah ok, ha un Leao per Lautaro e Caputo, scambio 2, Leao per Zapata e De Olofeo, ottengo Leao. Madonna, no, io lo darei Leao. Io lo darei per Lautaro e Caputo. Ci sta. Ma anche sì. Zapata di Olofeo. Anche per Zapata di Olofeo, anch'io, esatto. Bella tosta, eh? Però anch'io la darei. Proverei, immagino siano ovviamente due scambi di leghe, della stessa lega, cioè con ovviamente club diversi. Io proverei a prendermi un'altra cosettina dentro, magari ti fai aggiungere un centrocampistino piccolo, un difensore, una cosetta in più che ti fa l'offerta che poi completa meglio chiudi. Cominci a dire, guarda, lui mi ha offerto questo, lui esatto. Mi ha offerto quest'altro. Tanto ormai l'hai detto a 2000 persone in diretta. Esatto, che problema c'è. Puoi mandare anche questo momento, clippatelo. Esatto. Me l'ha consigliato Fabrizio. Vai. Osimhen per Leao, chi vi prendete? Secco. Leao. Osimhen. Forse prendo Leao anch'io. Ho un po' paura degli infortuni, la verità è quella, tecnicamente. Sì, cioè dopo 3 anni anch'io, cioè, a un certo punto non capisco. Però devo dire che è molto equilibrato, cioè nessuno sbaglia se fa uno o l'altra, assolutamente, tutt'altro. Più completo questo, Pellegrini, Bonaventura, Henry, Coop Miners per Eire, Nico Gonzalez. C'è un motivo per non prendere Coop Miners per Eire, Nico Gonzalez? Io no. Li prendo sempre, nessuno ieri, oggi e domani. Perfetto. Anch'io. Diamo ragazzi un consiglio, Jovic e Cabral, cosa fare? Ho Immobile, Berardi, Dessers e Lammers. E poi c'ha la coppia. Allora, devo dire, secondo me è avvantaggiato ad avere un bel attacco. Questo è un bel attacco. Cioè, sì. Nel senso, vedo tanta gente che magari ha Jovic e Cabral ed è rovinata perché a fianco c'ha, non dico il nulla, ma quasi. Questo è un grande attacco. Quindi è ancora tempo per... Io sinceramente... aspetterei un attimo, perché ora è proprio il momento down totale, cioè non ha giocato nessuno dei due e secondo me fisiologicamente non può continuare così, quindi aspetta un attimo, tanto comunque secondo me riesci a cavartela con quegli altri lì davanti, aspetta un secondo, appena fa gol qualcuno prova a fare, devi riuscire a fare qualcosa. Quante mozzarelle servono per compensare Mario Rui Smalling per Pierre? Vai con Mario Rui per me, ovviamente, senza dubbi. E poi c'è un Giroud per Osimhen. Io qui prendo Osimhen perché è una questione anche di numeri, no? Certo. Non so Ale come la vedi, però secondo me numeri sì, proprio... Anche Giroud fisiologicamente non potrà farle tutte, ci sarà un mondiale in mezzo, è un mondiale per Giroud titolarissimissimo, cioè nel senso secondo me sta dimostrando che è fondamentale per loro, come col Milan, però fisiologicamente non può farle tutte. Osimhen deve rientrare, deve segnare, quindi Osimhen. Una M da lavoro per Joe al Mantra, Marin o Boinen? Per me Boinen, perché alla fine giocherà lui con Vilena e Maggiore al posto di Koulibaly, che comunque Koulibaly sta facendo bene, però. Ci sta. Ma i possibili cambi di modulo della Salernitana, tra l'altro, Ale... Fabri. No, per me alla fine va avanti così. Però. Così. Ci sta, anche per me. Gianni Bisonte. Gianni Bisonte. Attualmente posso riuscire a dare Milik per un Abram? È tosta, Gianni, poi ne vedo di tutti i colori, devo dirti. Tentar non nuoce, quindi non so come siano i tuoi compagni di Lega. Lo sai sicuramente meglio di noi. Per cui già che lo chiedi, secondo me c'è margine per provare a parlarne. Se lo propongo io, mi manda la polizia sotto casa, però quanto Milik stia facendo bene, però provaci. Nzola e Strefezza o Pinamonti e Sottil? Pinamonti e Sottil. Peso questo Pinamonti. Io forse prenderei Nzola e Strefezza, forse. Non lo so, Sottil mi è piaciuto finché... Magari, cioè io c'ho un paio di Pinamonti, ci credo tantissimo, fosse vero questi 15 gol, però insomma, forse prendo un Zola e Strefezza. Giroud titolarissimo e Benzema in panca, no? Vedrai che Giroud giocherà tanto.
vedrai che Giroud giocherà tanto. Ogni volta che gioca fa il suo, eh. Cioè, titolarissimo intendo che giocherà tanto. Per me entra in tutte le partite Giroud. Tutte. Perché poi no, io non so che tipo di calcio vedremo. È innamorato di lui, Cioè, proprio lo ritiene un attaccante perfetto con cui poter giocare. Ci saranno dei momenti nel mondiale in cui Giroud giocherà tanto. Cioè, non va a fare il mondiale a guardarselo, come faranno in tanti. Per niente. Scambi Chiesa per Strefezza. Chiesa per me, ragazzi, io queste cose mi dispiace, con tutto il bene per la provincia, però io da quando una volta, come raccontavo, mi sembra qualche mese fa, avevo scambiato Saponara per Pogba in un gennaio freddissimo in cui Saponara sembrava cacà e Pogba sembrava morto e poi mi ha fatto vincere il Fanta, ho capito che comunque in certi momenti bisogna cedere su questi giocatori qui e prendere il nome perché poi è la lunga sposta. Io farei così, però non... Anch'io. Vostra stima di gol della punta dell'Atalanta e di Vlahovic, cioè della serie, chi prendereste? Io Vlahovic. Quindi anch'io. Entrambi hanno una stima di gol per Vlahovic, almeno superiore alla ventina. Sì, sì, devi calcolare anche che tra le punte dell'Atalanta quante volte puoi rischiare di far casino poi alla lunga, eh? Cioè questo comunque certo. Lo devi mettere nel conto, mentre Vlahovic più altri 10, e prima o poi la situazione cambierà. C'è un Arnautovic, Bremer e Jovic per Vlahovic. Io lo faccio. Io mi prendo Vlahovic. Sì, anch'io mi prendo Vlahovic. Io solo in un Fanta 8. Cioè, sì, 6. Cioè, sì, a 10 forse mi prendo quei 3. Mi tengo quei 3. Già col modificatore, ovviamente, Bremer così, senza modificatore, torno su Vlahovic. Poi c'è un Ndombele, Henry per Pasalic, c'è uno tra Satriano e Belotti. Sì, secondo me rischi di complicarti un po' la vita, non è facile, ci vuole coraggio a fare questo scambio. Non so Ale come la vedi. Io se sei coperto prendo Pasalic e Belotti. Ci sta. Però devi essere coperto sia a centrocampo che in attacco, perché nessuno dei due le gioca tutte. Uno scambio un po' strano questo, stai attento, sì, molto strano. A non far danni. Scambi, questa è aperta, però secondo me è interessante, perché ha segnato all'ultima, ha segnato in nazionale, chi ottengo con Sabiri? Stava veramente a una valutazione sotto zero Sabiri. Bella domanda, poi queste cose ragazzi sono sempre molto relative, come diciamo sempre dipende dai vostri compagni di Lega, dipende dalla propensione che c'è agli scambi, ovvio. Cioè, va da Lega in Lega. Però secondo me, oggi al di là dei super big... Non ti dico che abbiamo visto prima con Çalhanoğlu, no? Che comunque è un centrocampista importante, te la puoi giocare, per dire, ecco, Sabiri, Çalhanoğlu, te la puoi giocare, secondo me. In alcune leghe non ti guarda neanche in faccia, in altre la fanno. Dipende anche chi c'ha Çalhanoğlu, ci sono una serie di incastri come sempre, però... Io il dico Pereira di cui parlavamo prima. Esatto, anche. Scambi consecutivo, prima verde mio per Di Maria, poi Di Maria per Caputo, un incastro questo. Sostanzialmente è verde per Caputo. Non vedo contro indizio. Ma verde per Caputo ci sta. Se poi un ultimo slot, io mi tengo Di Maria. Sincero, aspetto. Anch'io. Dipende che slot è. Se hai bisogno davanti, fai bene a prenderti Caputo. Sei tranquillo, 38 su 38. Però se no, mi terrei Di Maria. Se posso ruotare, mi prendo Di Maria. E questa è la domanda. È nata prima l'uovo la gallina. Kvaratskhelia o Milinkovic-Savic? Per me qui dove caschi bene, nel senso non scambierei. Ok, poi c'è Sabiri, Strefezza e DA per Baracca, Orsolini e Arnautovic. Io tengo i primi tre. Ci sta, anch'io. Non lo so, forse mi prendo Arnautovic, sono... Basta, Ludo, li ha finiti Arnautovic. Ma è che io l'ho visto prendere il pallone del rigore, capito? A me è stato quello. Poi ieri l'ho visto bello stanco, sincero. Ieri l'ho vista la partita, era bello stanco. Però ci sì, sta. Sì, ma io sono per i gol quelli a spinte, capito? Cioè, quelli di Dzeko con Salah alla Roma, capito? Quelli che tanto a un certo punto per qualche motivo doveva farli, capito? Cioè, DA mi sa troppo di prestazione, cioè mi deve giocare bene, capito? Arnautovic a spinte, 5 alla altri gol. Alla Lucconi a Verona. Esatto. E questo è interessante, è uno Kvaratskhelia per Leao, e anche perché è un esempio che porto spesso, quello di Kvaratskhelia e Leao segnato centrocampista, quindi non capisco perché uno dovrebbe prendersi Leao, non so voi come la pensate.
Io infatti tengo Kvaratskhelia, a meno che non sia dentro un attaccante di livello. Allora dici, sai, mi prendo un attaccante di livello in questa operazione, ma per me non c'è dubbio, Kvara. Non so come la vedete, Deulofeu per Berardi. Io continuo a tenere Berardi per ora. Magari anch'io, tra un paio di settimane vediamo. Però per se ora non sei cortissimo in emergenza totale, che giochi in uno davanti, io tengo Berardi. Deulofeu tanta roba, Luigi credo si chiami, non lo so. Però Deulofeu comunque tanta roba, però prendo Berardi anch'io. Nini Ridru si gioca il Fanta al 26 di settembre. Bravo, sei riuscito, se non altro, forti vicario. È giusta, però, bravo. All'Antonio Conte, anch'io la vivo così. Leo Arnautovic. Ok, secco, senza neanche pensarci. Anche per andiamo me. Sereni, andiamo da Squalollo. Vai. Accertamenti strumentali, cui è stato sottoposto Pellegrini, hanno confermato la sofferenza muscolare al lungo tuttore di destra da esiti di elongazione senza lesione. Quindi non c'è una lesione. Quindi buona notizia per Pellegrini. Comunque, secondo me, 7-10 giorni sta fuori e poi può tornare. Ok, vado su Squalollo, 5 mesi con noi, 2 scambi in 2 Fanta. Il primo Fanta è un Barella per Vlasic. Barella. Okay. Barella, Ale? Vlasic io. Anch'io Vlasic, ormai così, mi schianto con lui. Secondo Fanta, Miranchuk e Pellegrini per Tonali e Luis Alberto. Miranchuk e Pellegrini. Sì, anch'io, sereno proprio. Cioè, stavo cercando un motivo per scegliere gli altri due, ma non mi è venuto veramente. Berardi per Giroud. Giroud io. Vai, Giroud. Io forse prendo Mimmo. Io forse prendo Mimmo di qui alla lunga. Facciamo così, diciamo che a 8, che magari ho l'alternativa a Giroud tutte le giornate, ci può stare Giroud, però già dai 10 in su, Berardi che teoricamente me le fa tutte, non va al mondiale, non sperando che questo infortunio non si prolunghi, preferisco Berardi. Mi accettano Cissé per Nzola o devo fare un'aggiunta? Si dice Luca Don Paolo. A me sono alla pari, se devi aggiungere troppo io non aggiungerei, sono due giocatori che vedo alla pari anch'io. Tra l'altro potrebbero avere una distribuzione di bonus diversa. Nzola ha un calendario in cui può portare bonus nelle prossime. Sì, è un calciatore che deve salvarsi e quindi magari qualche bonus in più arriverà al di là della prossima immediatamente più avanti. Quindi se decidi di tenere Sisè, tienilo, non è che poi lo svincoli appena le cose non vanno bene fra qualche mese. Tra Zapata e Berardi chi prendete? Entrambi infortunati, entrambi possono rientrare. Berardi. Siamo di Mimmo. Io Mimmo però. E poi c'è un... penso questo... sì, dovrebbe essere così. Giroud, Raspadori, Zaccagno, Osimhen, Petagna, Barella. Quelli con Giroud? Giroud, Raspadori, Zaccagno. Anch'io. E poi c'è... volevo cercare qualcuno multiplo. Vabbè, c'è Betz che è arrivato con un beat. Bello, lungo. Ciao ragazzi, buongiorno. In uno scambio mi sono preso Osimhen andando via De Ketelare, Dumfries e Beto. Mi è sembrato un po' troppo. Dice però ora ho davanti Lukaku e Osimhen. Rimango così o ad esempio ho due richieste, una Teo e Zaniolo e una davanti così. Una Teo e Zaniolo e uno davanti così per Osimhen e due che giocano. E l'altra invece è Dybala, Kostic e Skriniar per Bastoni, Osimhen e Bennacer. C'è un motivo per non prendere Dybala, Kostic e Skriniar per Bastoni, Osimhen e Bennacer? Posso dire, se non ti offendi questo messaggio, se me l'ha scritto Luca Giurato, perché io non ho capito veramente neanche una parola, però va bene, l'importante è che sei contento te, Luca, così man, per me stai fermo così, che se no chissà che combini, vai sereno. No, non ho capito la fine, se vuoi spiegarmi la fine, che non mi sono perso. Allora, lui ora ha Osimhen e lo ha preso dando via De Ketelare ed un Frisebet, okay. Secondo me già sbagliato così. Ah, esatto, calma. Ora troppo. Ha delle offerte per Osimhen. Ok, le offerte sono due, Teo Zaniolo e uno random davanti per Osimhen. E l'altra invece è Dybala, Kostic e Skriniar per Bastoni, Osimhen e Bennacer. Posso dirti, ti rispetto perché ti riconosco, se sei compulsivo si vede sugli scambi, è perché uno già che pensa a roba del genere, quindi ti capisco, cioè siamo in due e siamo in tanti.
però ferma un attimo, perché sennò veramente se inizi a scambiare, cioè hai fatto tutto sto casino per prendere Osimhen, hai smontato la squadra, ora ti vai a prendere un centrocampista, un difensore, cioè non lo so, stai così. Ok. Per ora okay. Stai così, magari fai qualcos'altro, Osimhen fallo arrivare al centro sportivo, fagli mettere un bottone, cioè un minimo. Vedi come va, cioè senti che aria tira, poi magari venerdì ci pensi. Matteo Urdet, 4 mesi, ciao grandissimi, porta Atalanta, Lazovic è uno tra Tomori e Di Lorenzo, per la porta della Roma Mancini e Pellegrini, praticamente da via la porta dell'Atalanta, Lazovic e Tomori per tre romanisti? Per me sì. Ci sta. Io non prenderei mai tre della Roma, buttane dentro uno di un'altra squadra, giusto per non fare solo Roma proprio. E ragazzi, poi... io vi saluto con una notizia. So che probabilmente non interesserà nessuno, però i tifosi del Toro si ricordano che Denayer doveva essere il difensore centrale al posto di Bremer. Tra l'altro io l'avrei preso al Fanta di corsa. Situazione assurda, perché siamo ormai quasi a ottobre e lui è ancora svincolato. Gioca col Belgio, ha giocato col Belgio, ma è ancora svincolato. Incredibile, ma vero. Pensate come è cambiato il calcio. E va a giocare, mi hanno appena detto, all'Ahly Shabab. Dopo che Allan, ex Napoli, giocatore importante, era all'Everton, nessuno ci ha pensato, ieri sera è andato all'Alvada. Pensate un po', Manolas è andato allo Sharia FC con Pjanic, cioè c'è una fuga verso questi campionati e adesso il prossimo sarà Denayer. Volevo dirvelo se qualcuno è stato in pensiero per lui, vi saluto così. Bene. Vi lascio a Gugli. Grazie Fabri, è arrivato Gugli, allora io saluto Fabri. A questo punto ciao, ringrazio ciao. Anche Ale. Ciao, e andiamo di switch preciso. Perfetto. Preciso, ci vediamo venerdì Ale. Venerdì regolare, tutto bello, regolare. Sì, bella sì. La tua giornata preferita. No, dai, si torna, sono contento. Sei pulito, pulitissimo. Dai. Grazie mille Ale. Tra l'altro un bellissimo sabato, eh. Vero. Quindi venerdì ci saranno delle belle conferenze, vero. Perché Inter, Roma, Mourinho, che io spero parli, Ludo, e adesso vi lascio così, perché è squalificato, speriamo parli in conferenza prima dell'Inter. L'anno scorso non ha parlato, se ti ricordi, perché voleva tenere la concentrazione, tutte queste cose qua. Speriamo parli, dai. Speriamo. Ragazzi. Chissà quante notizie ci lascia Ale e ci darà per questo grande sabato. Andiamo da Gugli, ringraziando Ale. Vedo già che la chat è impazzita. Andiamo qua. Ok, ce l'ho fatta. Sono riuscito a fare questo switch. Eccoci, ciao a tutti. E mentre tu entravi, da me è iniziato il diluvio, ufficialmente. Ah. Quindi è presente quella cosa quando a un certo punto sai che sta succedendo e quindi c'è questo disagio del che caso, ho girato la testa e iniziato il diluvio. E molto bello, sì, leggevo anche Tomiyasu e diceva Ludo che si è preso un'insolazione. No, vabbè, mi sono un po' scottato il naso, raga, insolazione ho già dato quest'estate, dai. Insolazione no, la vita dello youtuber, si lavora sempre, e anche in ferie. Allora. Ora siamo mezz'ora con Gugli, sì. Quindi a Gugli tutti i beat che arriveranno, facciamo rimpallo uno dalla chat e uno dei beat. Fra 28 minuti, se tutto va bene, se tutto è preciso, se tutto funziona come un orologio svizzero, entra Romeo Agresti e parliamo un po' del nostro Fanta, ma soprattutto di Juve, infortuni e situazione Allegri, diciamo. Sì, anche negli scambi, visto che vedo un Vlahovic molto sì, così, sì. Un po' di qua di là, la gente negli scambi, cioè che si passa anche da... Cioè, io non ci visto... farei a corse comunque, io non ci ho mai fatto, posso dire che io non ci ho mai fatto a corse tutto l'anno, invece mi dispiace di non essere riuscito a prendere nessun Lukaku da nessuna parte, sono devastato da questa cosa, non ho un Lukaku e non riesco a prenderlo. No, ma non riesco a prenderlo, ma capito? Questo si è rotto, si è tutto e non chi sono riuscito a prenderlo. Dice, no, io adesso me lo tengo, perché effettivamente quei vari giocatori... poi parleremo anche di Chiesa, ad esempio, che è uno di quelli... Beh, Chiesa e Pogba sono i due grandi nomi della Juve. Perché effettivamente chi li ha presi poi non molla l'osso. Cioè uno magari dice, dai, l'asta non lo prendo, no, che infatti, tanto poi capito. Lo prendo in sa... No, me lo tengo. No, ma poi si creano quelle situazioni assurde, capito? Per cui quello che ha preso Lukaku in realtà è mezzo coperto, quindi non puoi neanche andare in soccorso, capito? No, dice, ormai l'ho preso, lo tengo. Quindi io lo prendevo all'asta in spiaggia l'8 d'agosto, però, ho preso Immobile, scusate, se ho fatto questa scelta tremenda, e ora mi ritrovo che non riesco a prendere un Lukaku da nessuna parte. È una cosa... È figa... Guarda questo, Arnautovic per Duvan. Qual è il motivo per non prendere Vlahovic? Anche come tiene il valore. No, Duvan Zapata. Ah, Duvan Zapata, scusami, sì. Dusan. No, qui, cioè, Arnautovic...
Allora mi tengo Arnautovic. Vlahovic, va, sì, ci può stare. Secondo me sono quel livello lì con in questo momento, dico. Cioè Arnautovic è andato su quel gradino con Zapata, Berardi, che sono scesi per l'infortunio. Quindi diciamo che in questo momento, ad esempio, un Arnautovic, Berardi si può anche fare. Cioè tu dai via uno comunque in hype, Arnautovic, per prenderti uno al momento infortunato. Ma ecco, sicuro. Visto che... che vedo che sono un po' quelli, sì. Soprattutto sì, al mantra, sì, 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 sì. Diciamo che forse Zapata rispetto a Berardi comunque ha qualche incognita in più. Da un lato è pronto prima, perché comunque Zapata può essere già pronto subito dopo la sosta, però poi comunque sappiamo che magari Zapata può avere qualche travaglio in più, diciamo, qualche magari anche stop proprio per la muscolatura che ha Berardi. Si spera che poi una volta che torni titolare rigorista, tutto quello che è Berardi. Esatto, poi è anche centrale nel progetto in maniera totale, diciamo che non ha altre due alternative, cioè non esiste un'alternativa a Berardi. Poi anche per Gasperini non esiste un'alternativa a Zapata, ci ha fatto vedere, però... Per cui secondo me un po' la fascia è quella lì, nel senso che poi i vari, anche Lautaro, Leao, eccetera, sopra... E poi dopo sotto ci sono tutti. Sotto c'è un po' di vuoto in realtà, perché comunque magari all'asta ci potevano essere. Cioè, penso a Jovic, c'è Giroud che. Sì, c'è Giroud, c'è ci sono Beto e De Olofeo, sì, che ballano in quella zona. Però sì, cioè, guarda qua, Abraham per Lukaku. Ecco. Ma in quale? Ma per come? Perché lui lo fa? Perché lui dovrebbe? Ci sono delle situazioni su Lukaku ormai che si parla, si parla solo di Lukaku, rientro e quindi ormai il valore l'ha ripreso praticamente. Beh, magari anche Osimhen è un altro infortunato che magari non essendo ancora più imminente il rientro riuscite magari anche con un Abraham a prendervi. Cioè se Abraham avesse segnato quel gol lì da un metro contro l'Atalanta avrebbe fatto due gol di fila e quindi ho capito, però gli sarebbe... pari però non l'ha fatto, quindi comunque è rimasto un po', cioè comunque c'è sempre un pochino di, tra virgolette, scetticismo a livello di top parlo su no sono d'accordo, infatti io non capisco come riesce a prendere Lukaku da Abraham. Lui l'ha dato via Lukaku, perché non giochiamo insieme a Lukic Udogi per Teo Kvaratskhelia e De Olofeo? Allora lo scambio secondo me ci sta come bilanciamento, io mi sarei tenuto Lukaku. Poi in generale noi di solito parliamo sempre appunto dei top d'attacco, cioè siamo comunque di solito si arrivava a una sosta più avanti, cioè di solito era novembre un po' quella, cioè sì, un po' anticipata. Poi a novembre c'era sarà... anche ottobre, c'era anche ottobre, Sì, diciamo che io nei miei facevo... Non la facevi quella di ottobre. Facevo solo novembre, perché comunque ottobre era abbastanza vicina. Subito. Cioè, chi ha fatto l'asta magari a mercato finito, cioè, vuol dire scambiare il tuo top dopo due o tre giornate praticamente, quindi... cioè di solito il top d'attacco uno si prende quello, se lo tiene. Quest'anno sì, con questi infortuni secondo me si è un po' anche creati questa situazione anche di scambi, per il fatto che uno magari aveva i vari Zapata o Lukaku insieme, quindi si creavano queste situazioni di assenze contemporanee. Non i miei Fanta. L'unico secondo me poi sopra tutti, perché poi ad esempio Vlahovic ha avuto il problema della Juve, cioè ognuno ha avuto un po' la sua. L'unico Immobile che è rimasto adesso, io sai che speravo che fosse fatto male più seriamente per provare a prenderlo in un Fanta, l'avevo messo nel mio niente. Però purtroppo, quando ho visto venerdì a infortunio, ho detto adesso magari tipo si fa due settimane, così poi riesco magari a prenderlo, invece che comunque rimane quasi impossibile da prendere Immobile, anche se sta sì, fuori. È veramente difficile, sì. Veramente difficile. Allora io vado con da Paolo Fiole, prima. Sì, ragazzi più brevi però, sì. Apprezziamo la vostra capacità, il vostro romanzo nel cassetto, però insomma un po' lunghini. Vai. Allora, Paolo Fiole, Lobotka, Miranchuk, Verdi, Maggiore, Winks, Milinkovic, Bonaventura, Burabia e davanti Lukaku, Lasagna, Dessers, Kwame, Dia, Gabbiadini. Scambio Milinkovic, Kwame per Beto Pereira. Oppure Milinkovic, Lobotka, Kwame per Beto Pereira e Pasalic. Allora...
Beh, a proposito di Immobile, altro io muoio con i miei attaccanti. Sì, cioè non sacrifichi Milinkovic per Beto Pereira sostanzialmente. No. Né per Beto Pereira Pasalic. Oppure, ma guarda che c'è, oppure, e ci aggiungi un Lobotka Pasalic praticamente a gratis, diciamo. No, No, io cioè, ci sta, capisco ci la sta. sua esigenza. Sì, perché comunque l'attacco un pochino. Però mi dico pure, cioè, Lukaku lo metti sempre, Dia lo puoi mettere tutte le volte che è in casa, Gabbiadini io non lo vedo male, Dessers non l'ho visto male, perché devo proprio rinunciare a Milinkovic per fare tutto sto giro? Tra l'altro dando Kouame, che potrebbe anche diventare, come ci diceva prima, il titolare dell'attacco della Fiorentina. No, non lo faccio. Betts 9 dice, ha Ma possiamo ragionissimo dire Faber. Beto Pereira? Ma in quanti fanta c'è gente? Beto Pereira, Traoré o Frattesi e uno fra Berardi e Pinamonti. Berardi e Pinamonti. Ci si innamora di una squadra. E lo dico io che tutti gli anni ci casco. Sono 2 anni che ci casco i due attaccanti del Sassuolo. Poi li scambio, la sistemo. Però è incredibile, no? Cioè, qua, non hai idea di in quanti fanta ci sono Beto e Pereira insieme. Devo chiederlo a Fantaculo. Devo Le chiedere questa coppie che non cosa. ti aspetti. Esatto. Ragionissimo Fabio dice Betts, ero messo molto bene a centrocampo, cioè ero messo molto bene a centrocampo Vlahovic, Sottil, Sabiri, Bonaventura, Miretti, McKennie, davanti Osimhen, Lukaku, Milik e poi altri. Era tutto uno Quindi scambio molto sì. lungo. Bomba impavido dice, do i miei sportiello Tolói, Felipe Anderson e Zapata per Radu, Martinez, Quarta, Bennacer, Lukaku. Lui a Musso, io alla porta Juve. Dove mi è sportiello Tolói, Felipe Anderson e Zapata. Qui uno dei casi di portiere scomposto, diciamo. Cioè, tu dai Ma sportiello a quello che ha Musso? io mi prendo Lukaku, sinceramente. Sì. Ma che non importa. Sì. Cioè, sfrutti sta cosa del portiere per di Forse gli Lukaku, puoi dare sostanzialmente. anche un pelino meno. Diceva Zapata è tornato. Forse riesce a dargli un pelino meno. Magari riesce a risparmiare Sì. sul Tolói Martinez quarta o sul Felipe Anderson Bennacer. Magari. Giamo, abbonato 2 mesi. Domanda, avendo Lukaku di Mario Lukaku cagando C'hai tutti Tolói Lukaku tranne Bonaventura. me. Cos'è sta storia? Lukaku, Milik di Maria, Petagna, Muriel, Dzeko, cosa ne pensate come attacco? A me non piace Milik di Maria insieme. È una di quelle Sì, coppie. È vero che è un po' una coppia, perché comunque col 3-5-2 in teoria o Milik o Di Maria Ora, col ce l'ho 3-5-2. anch'io in un mantra e sto cercando, ovviamente per una serie di scambi favorevoli, quelli multipli in cui ci metti in mezzo gente per il sistema, però io sto cercando di risolverla. Non, comunque secondo me non è da volere Milik Di Maria, anche perché metti sempre Milik. Cioè Milik Di Sì, ma poi Maria fa proprio una su riserva. questo tipo di coppie, anche in questo momento di scambi, secondo me, visto che Ma poi parlavi di l'attacco non mi Beto. piace. Se No, ci posso, perché sta, cioè comunque è comunque Milik e Lukaku, Di Maria, Milik, è sì. però Milik, Di Maria, Petagna, Muriel, Dzeko, cioè dov'è il voto titolare garantito? Se ti deve tornare Petagna, perché Petagna ti fa la copertura a tutti, ti serve come l'oro. Lukaku comunque ci ha avuto problemi, cioè tanti hanno fatto questi attacchi qua, posso dirti, anche nel nostro Fanta a 12 c'è il ragazzo che ha preso Zapata, cioè Zapata, Dzeko. Cioè, perché ti prendi a 12? Poi vincerà lui il Fanta. Però perché ti prendi a 12 tutta gente che c'ha il voto, non c'è il voto, lo sai, non lo sai? E poi c'è Nico Gonzalez, ci ha giocato contro di me all'ultima, si è cacato due bonus perché non aveva i titolari e ha messo l'attacco a due. Perché non li hai? Cioè, questo è un po' il discorso. Cioè, ti servono le coperture. Perché al posto di Muriel non c'è Nzola, per dire? Sì, c'è questo ragionamento che. C'è qui l'esempio. Mi dispiace, lui dice anche poi scritto Mludo ti adoro. Non cioè, no, già mo, non ti volevo. No, qui secondo me c'è il fatto anche cioè, in generale questa doppia coppia, comunque Lukaku, Dzeko, Milik, Di Maria, Sì. dall'altro tu dici, ok, se non c'è Lukaku c'ho Dzeko, se non c'è Milik c'ho Di Maria, però dall'altro magari c'è anche, metti che riposa Lautaro e ti giocano sia Lukaku che Dzeko, poi dopo lì magari va anche in crisi e mette la formazione, quindi cioè, No, diciamo poi che sei dipendente dalla tolto. partita dell'Inter. Va bene, va bene.
Allora, c'è un Nico Gonzalez per Højlund. Lui ha Zapata. Lo sai che io ne prenderei Nico? Sì. E poi c'è un Becao e Arnautovic per Bastoni e Berardi. Mi tengo Becao e Arnautovic per questo Bastoni qua. Sì. Che sarà, diciamo, sempre Bastoni, ormai dovrebbe essere al contrario, però quando c'è Bastoni normale è quello dell'Inter. C'è un Giroud a Doncic per Kvara più uno a caso, dipende quanto è a caso. Quanto è a sì, caso. Che quello a caso, quando si arriva poi, diciamo, verso gennaio, è davvero, cioè lì diventa proprio uno, cioè rischia poi di avere una riserva totale o rotto col crociato. In questo momento uno a caso comunque bene o male, cioè meno che uno 3-4 settimane fa con anche la riparazione dici ok mi sono tenuto o ho preso uno scout totale, comunque dovrebbe essere almeno un semi titolare. Tipo per Origi, cioè lo Simeone, per se quello a caso è Origi, Simeone, Piontek, è Bonazzoli, è cioè, già comunque un Piontek Pedro. Non è un nome così. Cioè, secondo me quello a caso fa molto. Cioè, nel senso che 8-10... Dici chi è quello a caso. Questa è... Cioè, comunque 8-10 è un... Cioè, già un Piontek non è che dici... No! Disastro, quindi comunque ci... Vai a 12, altro discorso... Cioè, a 12, ok, allora può essere davvero preso dalla strada. L'attaccante. Tipo i nostri. Cioè, scusa, Kvara e Sadriano, il mio Sadriano, per Giroud e Radoncic, io prendo Kvara e... Sì, sì, sì. Cioè, ad esempio, anche Sadriano comunque lo considero un discreto attaccante. Ma noi infatti lo consideriamo bene, non ce lo chiede nessuno, noi siamo, giochiamo senza attaccanti. Baldanzi per Muriel. Sta pesante. Ma... Non so, magari Mantra che... No, oppure doppio col... Ti puoi tenere Muriel, prima o poi sì, succede no, qualcosa dai. Per lui. Vlahovic e Milik ha senso? Ma insieme? No. O scambio. No, no, immagini insieme con un attacco con poi Beto Pinamonti. Cambia Milik che ha un grande valore e ti tieni Vlahovic. Sì, no, visto anche appunto la Juve. Quando lo mette? No, cioè se fosse... No, prima volevo aggiungere sul discorso l'esempio di Beto e Pereira. Cioè, su una squadra molto in forma come l'Udinese, per queste 8 partite da qui a novembre, certo. Ci può anche stare. Tu dici, cioè, mi tengo, mi sfrutto il momentone dell'Udinese, poi magari scambio anche tutti e due col Mondiale e li ipervalorizzo, perché poi vedremo come andrà l'Udinese. Ad esempio, chi ha magari invece tipo Sabiri Caputo, cioè penso a giocatori di questo tipo su squadre che, oppure magari chi aveva Pessina, Caprari, cose del genere, lì è un'altra cosa, perché lì hai squadre che, e poi adesso il Monza ok si è ripreso, però squadre che lottano per la salvezza o comunque che possono vabbè, si avere ripreso, anche... ha scavato una buca, una ah, si è ripreso una partita, però... cioè l'inizio campionato di Pessina Caprari in coppia è stato un disastro, le prime sei è stato un disastro, quindi cioè, finché c'è l'Udinese, una squadra comunque molto in forma, ancora quando poi ci sono, cioè, perché, no, perché se ne vedono, cioè, come l'anno scorso dicevamo a Ramo e Ri, cioè, ci sono questo tipo di, ormai è diventato il modello a Ramo e Ri, cioè quegli unici due che ti portano come se fossero questo. Milinkovic Immobile, ecco lì, sì, lì è un pochino diverso. Luco Bruco, due domande: secondo voi Onana può prendere il posto da titolare? Secondo loro sì, hanno pagato 30 crediti a 12. Bisogna anche capire se poi vabbè, sulla Juve chiederemo a Romeo. Sull'Inter vedremo, nel senso che cioè io mi aspettavo almeno che uno dei due potesse saltare, cioè Udinese-Inter e Monza-Juve, cioè la Juve ancora peggio, due cose veramente brutte, quindi se non sono saltati gli allenatori lì, non lo so, vedremo dopo la sosta, perché ad esempio l'Inter cambia allenatore, ne arriva uno nuovo, magari la prima cosa che... Cioè, sai, quando arrivi devi dare una svolta, cosa fai? Cambi il portiere, metti dentro quello nuovo. Potrebbe farlo anche Inzaghi, quindi...
o continuare, perché da quello che si legge sui giornali in questa sosta la società non gradisce molto l'alternanza e vorrebbe una scelta definitiva, quindi vedremo in questo momento Onana è in una specie di limbo a livello di, cioè vale uno e mezzo, diciamo, cioè anzi mezzo, cioè se poi con la Roma gioca Handanovic, torna diciamo quasi a zero, nel senso che poi fa il secondo, se lì titolare, boom, esplode, crolla Handanovic, quindi c'è anche una scommessa in questa fase di sosta. Dareste De Ketelaere e Muriel per Marcos Antonio dell'Ofeu, sto bene a centrocampo e molto bene in attacco. Ma che sofferenza dover prendere Marcos Antonio. No, allora, tu ci dici che stai bene al centrocampo. Secondo me, comunque, per De Ketelaere e Muriel, non so, prova almeno meglio. Sì, un po' meglio di Marcos Antonio, dai. Cioè, poi è vero che Deulofeu, però comunque Deulofeu, cioè tu dici comunque Deulofeu ancora zero gol, dai. ha fatto gli stessi gol di Muriel. Poi c'è Nolano che è impazzito. Non mi cagate mai, Ludo, Giulio, Gugli, nessuno che mi legge, cazzo. Potevi fare la domanda. Pasalic per De Ketelaere. Bello. Non ho nessun Pasalic da dare per De Ketelaere, però se ce l'avessi o accettassero lo farei. Sì. Sì, ci sta. C'è proprio anche una questione di progetto del club su quel giocatore lì. C'è comunque Pasalic... meno rispetto a Muriel e magari Malinowski, però comunque Gasperini aveva detto poteva andare a giocare da un'altra parte. De Ketelaere comunque il Milan ci punterà tanto. Vi leggo una dichiarazione carina di Corvino, che ha detto che aveva consigliato alcuni amici di puntare al fantacalcio su Baschirotto e Bandà prima dell'inizio della stagione. Cioè, quindi lui compra i giocatori e poi se li prende al fantacalcio. Baschirotto incredibile, Baschirotto incredibile. Per chi ha avuto il coraggio anche di schierarlo in queste giornate. Io lo volevo prendere a 12, ma me l'hanno bloccato. Io volevo prendere in un mantra, non ce l'ho fatta. Cioè, per il solo fatto che faceva tre ruoli è andato a cifre incredibili. Ho comprato i Bagnets, scusate, che ha tipo 6 occasioni da gol a partita per il prezzo di Baschirotto. Senti, ma Kvaratskhelia è calato così tanto di prezzo perché ci avviciniamo anche noi, se per caso voi avete una valutazione così bassa. Beto e Verdi per Diaz. No, si passa da... Ma come cazzo? Io ho letto Lautaro con scambio multiplo. Cioè si passa da Lautaro a Beto. No, Beto Verdi è troppo poco per Kvaratskhelia. Ah no, per Dia anche Kvaratskhelia. No, cioè comunque... per Dia e... cioè non è solo per Kvaratskhelia. No, ho letto tipo che... per... cioè pensavo fosse tipo un verbo. Purché mi dia Kvaratskhelia... Ah no, così è follia, cioè ma così è proprio follia totale, cioè ok, Beto meglio di Dia, però cioè... ragazzi, Beto c'è una valutazione attualmente, non so in che universo, cioè quanti gol deve fare Beto quest'anno? Perché io continuo a ripetere che in Italia è molto difficile fare più di 20 gol se non tiri i rigori. Mi sembra che non abbia preso il pallone fra le mani Beto per tirare alcun tipo di rigore, se lo litigano altri. Quindi comunque Beto più di 20 gol non può farli. Kvaratskhelia è a 4, senza aver tirato nessun rigore, non li dovrebbe tirare, e gioca centrocampista. No, in alcuni scambi comunque vedo che cioè questa cosa del ruolo viene un po'... cioè come se i centrocampisti avessero per forza una... cioè centrocampista quindi vale meno, perché centrocampista, sì, no, cioè clamoroso. Tipo in questo caso qua, invece clamoroso. È il contrario. Cioè deve essere... Il fatto è che tutte queste persone farebbe molto bene giocare al mantra, giocarlo seriamente, perdere al mantra, rendervi conto che comunque se il calciatore gioca un ruolo più dietro e fa gli stessi bonus è più forte, anche se fa un po' meno bonus. Cioè al mantra Berardi teoricamente è più forte di Lautaro, perché anche se fa 4, 5, 6... bonus in meno alla fine dell'anno, magari, o gliene dai 10, oppure lui gioca A, quindi lo schieri più dietro. Kvaratskhelia è meglio di Leao perché gioca più dietro, questo anche al Classic. Cioè, è questo un po' il discorso. Milinkovic è meglio di qualunque T voi possiate comprare perché gioca C e quindi va pagato più di qualunque T esca dal listone. Questo è un po' il discorso.
normalmente, poi possono succedere un sacco di cose, figurarsi, però è questo un po' il concetto. Il mio McKennie per Messias, questo così scambio di speranza. Io Messias. Malinowski e Kostic per Pinamonti, ho bisogno in attacco. Io lo farei, ma secondo me Pinamonti ora vale anche meno. Cioè, forse riesce a prenderlo anche per sì, me. Sì, perché comunque, cioè, poverino, Kostic cioè, il suo l'ha fatto, cioè, mi sembra veramente il meno... Il suo l'ha fatto è più o meno la... cioè, è quello no, che sa giocare a FIFA, cioè, nella Juve grossa... No, nel senso che nella Juve, poverino, cioè lui almeno è riuscito a fare degli assist, visto che nella Juve sembra praticamente impossibile portare... Visto che ogni volta che prende palla cross... Sembra sì. Impossibile portare bonus, che devi prendere per forza sempre 5. Invece comunque Kostic, cioè se giocassi in una squadra che fa 2-3 gol a partita con un calcio un pochino più offensivo, sarebbe uno molto più da bonus. Chiederei solo Malinowski per Pinamonti, magari non ci fa, o comunque solo sì, Malinowski e Pinamonti comunque poco magari, però chi posso chiedere come c'è il mantra per Kostic? Io secondo me una C vale comunque più al mantra quest'anno di una E, quindi già se ti danno Lukic ci hai guadagnato, questo è il discorso di una E la trovi che fa bonus, una C ragazzi sono 8 le C buone. No, è sempre difficilissima la domanda, a volte, non so, leggiamo tipo voglio dare De Olofeu, chi prende, cioè è difficile così sparare nel mucchio su un gioco, perché poi nelle leghe sappiamo che ci sono magari quei 2-3 che scambiano di più e quei 2-3 che scambiano di meno, magari vi diciamo un nome che ce l'ha quello che non fa mai scambi, quindi per prenderlo magari dovete dare la casa, quindi... Vero. Cioè secondo me vedere anche un... cioè negli scambi non c'è secondo me... che ci posso prendere, ma in generale anche al classico ovviamente, per anzi ancora più difficile al classico perché ci sono poi una marea di centrocampisti attaccanti, andare a vedere magari chi ha più abbondanza, chi oppure chi è più in emergenza in alcuni ruoli, quindi ma più dai. Discorsi di questo tipo qua, magari c'è un giocatore che non volete però vedete che fa sempre panca, anche io vado a vedermi nelle ultime giornate magari vedo che uno ha lasciato 2-3 volte in panchina un giocatore che invece potrebbe, cioè lo vedo magari poco valorizzato in quella rosa lì, dico ma sto qua magari da me fa il titolare, me lo vado a prendere. Per me è l'ottavo top di C, questo è il problema, cioè nel senso che è l'ultima delle top C, Ederson, che non ha fatto niente, quindi questo è un po' il problema delle C al mantra. I miei DI che andreva per i suoi Jovic e Lazovic. Why? Perché? Può avere un senso scorporare la Salernitana, però così li interessi a tutti e due. Il calendario della Salernitana mi piace molto di qui sì. Alle prossime 8, quindi io... No, è una secondo me può essere una di quelle squadre che fa un buon girone di andata e poi magari cala un pochino più la distanza, perché comunque una squadra che anche Nicola come allenatore va molto di motivazioni, poi vediamo, nel senso che comunque ad esempio l'ultima l'ha persa, quindi però ho visto anche in settimana comunque il presidente che parlava di decimo posto, cioè comunque quando inizi così poi magari sì, però poi magari un calo alla lunga rischi anche a vero, ma non mi sembra questo il momento, nel senso più cioè sulla Salernitana più magari discorsi di su marzo-aprile se dovessero arrivare a una salvezza in anticipo, quindi sì, cioè ci sta scambiare uno dei due in generale. E per il discorso anche di prima di, perché magari poi c'è pure non lo so difensori, sepe un po'. Però così non mi convince tanto. Giroud Arnautovic a quanto posso non arrivare secondo voi, dici di gol? Secondo me il domandone cioè, su quella fascia lì dicevamo appunto Giroud Arnautovic, Berardi, Zapata. Beh, io se ora non ne fanno 15 tutti e due sono sorpreso. In tutto sì se no, ora no, non fanno 10 gol, cioè, la grande domanda è da adesso tutti in e poi due, nel senso che sono sorpreso. 15 sì. Il minimo sindacale. Sì. Mi è suonata la campanella, spero non mi sia suonata da un po', però dell'ingresso in guest room, e quindi lo facciamo entrare, più preciso della precisione stessa, e vediamo se riesco a fare questo switch piazzandolo qua, guest 4. Ciao Rome! Ciao ragazzi, non mi dispiaceva però quella folta chioma nell'avatar prima che... Era male, eh? Com'è? Ciao, bene.
Tu come vai invece? Ma sono un po' triste perché sono rientrato dai Ibiza Tris. E ho letto tra l'altro tutti i WhatsApp riproposte di scambi anche del nostro Phantom. Mi devo mettere là adesso e analizzare le vostre proposte. Che... Ah, ti racconto un retroscena. Uno nella chat ha chiesto: ma che squadra è? Adesso non mi ricordo neanche il nome della vostra squadra. Come si chiamano i fantanatori della squadra? Come si chiama la vostra squadra, Romeo? Zambri Ibiza, mi pare. Ecco, Zambri Ibiza. E allora qualcuno ha risposto: è la squadra di Zambruno Agresti. E poi non so se io un'altra mi ha scritto, no, comunque guarda che è partito oggi per Ibiza, quindi cioè, risparmia la fatica di scrivere. Mi sentiamo fra due settimane. Cioè, proprio perdi tempo a scrivere. Eh sì, ma ho visto che ho 3-4 WhatsApp, ho già capito che è una chat di malati, ho già capito tutto. Andiamo, partiamo dalla rosa, dai, già che ci siamo, già che ne abbiamo parlato. Questa che se la vado a recuperare anch'io. Sto prendendo. Che era stata apprezzata, qua. Era stata apprezzata molto. Molto. Ragazzi, ho una buonissima squadra. Una buonissima squadra. Però questo non si dice, però, Rome, questo non si dice. No, beh, hai ragione, però una buonissima squadra. E capisco quando faccio squadre patetiche o quando faccio squadre, no? Tra l'altro con una costruzione dell'attacco drammatica alle 4 di mattina con pochissimi crediti. Cioè. Hai fatto un miracolo. Sì, sì. Hai fatto un miracolo. E tra l'altro non so chi diceva, era l'altra volta, forse era Luca Farina. Sì, forse sì, Di Maria 50 sparato così, come a dire, lo prendevi anche a meno. Ma infatti non ho ben capito perché abbia urlato alle 3 di mattina 50 Di Maria, che secondo me era prendibile anche a 30 probabilmente. Sì, sì. 30-35. Un po' la stanchezza, no, ma... un po' pensavo che si alzasse, ho fatto questa follia. No, perché era arrivato comunque all'attacco con, se non sbaglio, meno soldi di tutti. Sì. E poi comunque hai piazzato Osimhen a 144, che è sì. Stato... Posso dire una cosa? Adesso lo posso dire, che tanto Osimhen cioè... è mio. Onestamente non ho ben capito la strategia di lasciare andare Osimhen a 144 per poi ammazzarsi per Zapata a 100 e oltre. No, ho capito che io ho giocato sul fatto che fossi infortunato. Tra l'altro, mi pare che la diagnosi fosse arrivata proprio o quel giorno o il giorno prima. Sì, sì. Con Osimhen, ragazzi, non si capisce mai. Sembra ogni volta morto e poi te lo ritrovi a giocare dopo 2-3 settimane. Però si rirompe. Ho avuto fortuna, però io Osimhen avessi avuto i soldi degli altri ragazzi... No, il 143 è mio, me lo ricordo, perché io proprio non volevo che andasse a te, però speravo che qualcun altro lo prendesse, capito? Dico, non è che ora è il più povero, prendo Osimhen. Poi me ne sono fregato e più o meno con i soldi di Osimhen ci ho preso Berardi e Dybala, quindi alla fine sono contento. Però effettivamente gli altri dov'erano, cioè, perché comunque certo. Secondo me tu lo avresti continuato ad alzare, però essendo l'unico io, tanto dici io muoio con Osimhen, lo prendo, c'ho solo i crediti per Osimhen e finisco con Osimhen. Però gli altri non c'erano, a un certo punto lo sai che ti chiedi, dici ma scusa, ma io chi sono? Perché mi sto immolando per la patria? Ma se tu ci pensi, al di là della mia follia su Di Maria, no? Cioè, Di Maria rischia di andare via 25-30 perché in quel periodo infortunato ha fatto solo una partita con il Sassuolo, Vera, e quindi molte volte anche le percezioni collettive vanno a determinare le strategie. Totalmente. No, però comunque Di Maria, cioè, adesso dopo il rosso magari anche più facile, però quando abbiamo fatto l'asta comunque era un Di Maria che stava tornando, era passato il PSG, quindi stava rientrando e sembrava un Di Maria normale. E secondo me il fatto dei 50 era un po' l'ora tarda, e poi comunque tu avevi già meno soldi degli altri, prendi Osimhen, comunque sì, prendi un, tu dici, cioè, io me lo topo, l'ho preso lì, qualsiasi, diciamo, no, buon no, attaccante, ma ci sono state delle robe, onestamente alla fine ci sono state delle robe. Hai preso anche Piontek a 4? Esatto, ho preso, infatti lo stavo per dire, ho preso, cioè, ti sembra normale che uno prenda Piontek a 4? Tra l'altro poi l'ho messo allo stadium al debutto con gol su Ligo. No, nel senso, secondo me poi alla fine vale un pochettino tutto, ti fai prendere anche un po' dalla frenesia o dall'eccessiva calma e si combinano i pastrocchi. No, sono contento, arriverò ultimo quest'anno di nuovo per il quarto anno di fila, ma arrivo ultimo contento. Ma non è vero, non so quanto sei, quanto hai, la prima l'hai vinta, non so che hai fatto la seconda. No, ho fatto un punto, pari. Su due. Un punto su due. Hai fatto un pari. Vabbè, comunque senza Osimhen ci sta che ci sia chiaramente. No, è che alla prima gli ha...
chiunque t'aveva segnato, cioè i Piontek, chi altro avevi? Milinkovic. No, il fantacalcio è il gioco del diavolo, quindi ho preso anche gol da gente improponibile. Vabbè, io mi sono preso la doppietta di Beto e l'assist di Pereira, che ce l'aveva lo stesso. Cioè, nel senso, a 12 ho giocato, vi faccio notare che ho giocato con Osimhen Rotto e Di Maria Rotto, e quindi ho messo anche l'attacco. Ho giocato con due punte, Piontek lasagna per due partite. Quindi. No, poi Di Maria purtroppo ha giocato. Ecco, l'altro, ho perso l'ultima perché Di Maria ha preso ovviamente 3 e mi mancava quel mezzo punto per fare un pareggio. Ovviamente il Fideo mi ha tradito. Senti, ma che ha detto Enrico della squadra, tra l'altro, che l'abbiamo. Enrico, allora, da dire la verità, ne abbiamo parlato un pochettino, in maniera approfondita ci vedremo a partire dalla prossima settimana, perché lui mi ha detto, mi ha fatto il discorso di Gu, torna da Ibiza e poi ne parliamo. Con calma, sì. Però gli è piaciuta, mi ha detto che, cioè, gli sembra una squadra buona, facciamo un grande affidamento su Chiesa, tra l'altro le indiscrezioni iniziano a essere, anche le notizie che ho verificato, abbastanza, mettiamo così, timidamente positive. Sai, se ti rientra Chiesa, per noi fanta allenatori Chiesa è uno che può spostare l'equilibrio. Frattesi, Chiesa, Milinkovic, Savic a 12 non ce l'hanno tutti, anzi ce l'ha nessuno. No, poi Romeo e Enrico che prendono Chiesa, dice che sanno qualcosa che non sappiamo. No, vabbè, in realtà si sa che comunque prima o poi deve tornare, però comunque non hanno brutte notizie, nel senso che 31 pagato su 500. Sì. Lì abbiamo unito le forze. Abbiamo unito le forze per capire su chi buttarci tra lui e Paul Pogba. Ecco. A questo punto giochiamoci, quindi Chiesa Pogba, cioè faccio un po' un punto proprio in generale, no, anche per chi magari vuol prendere negli scambi. Allora, ora voglio stare un pochettino largo, perché sennò illudo qualcuno e poi mi prendo gli insulti su Twitter. Però per me Chiesa lo rivediamo in campo prima della sosta del mondiale, quindi inizio novembre per me gioca. Prova, inizia a mettere benzina nelle gambe in vista della seconda parte di stagione. Su Pogba io resto ancora un pochettino più cauto. Ho letto qualcuno che ha scritto che magari vuole mettere il mirino il Benfica. Io ci andrei un po' più cauto su Pogba, quindi questo mi sembra un pochettino il quadro, però si inizia a intravedere un pochettino la luce in fondo al tunnel per entrambi, soprattutto per Chiesa. Sì, diciamo che su Pogba comunque era stato Allegri a dire lo vedremo a gennaio, più volte anzi diceva, poi magari l'allenatore lo dice, mi ricordo anche Juric l'anno scorso aveva detto stagione finita per Pratt, invece poi era tornato un po' più, l'allenatore magari mette un po' le mani avanti, dice lo vediamo a gennaio. Poi c'è da capire il mondiale, cioè secondo te su Pogba mondiale come siamo messi? Poi Deschamps è stato molto chiaro, ha detto se non è al 100% io non lo porto a fare la figurina, quindi non dico che Pogba forse l'ha per fare in modo che poi possa essere convocato sicuramente a Deschamps, però è il limite, eh. È il limite, veramente è il limite. Vediamo quando tornerà a corricchiare sul campo, si è operato comunque da poco, quindi secondo me è veramente al limite Pogba per il mondiale. No, la prudenza giusta, nel senso che io mi ricordo ancora Pogba con la Salernitana, si diceva, poi dopo è stato fuori altri 2 mesi, quindi comunque la prudenza è sempre meglio che sì, chi ci sia, anche per sua, per una follia sua, perché lui se avesse optato, come gli hanno detto tutti, di operarsi il giorno dopo negli States, lui sarebbe rientrato probabilmente per quella partita e il mondiale non sarebbe benché minimamente a rischio. Invece la terapia conservativa, lo ha detto lo stesso professor Rossi che l'ha operato, ha ulteriormente rovinato il quadro, cioè è andato ulteriormente a stimolare il discorso negativo poi di tutto il menisco. Ma lui l'aveva fatto per il mondiale? Sì, secondo me lui si era spaventato pensando che l'operazione lo avrebbe portato automaticamente a mettere a serio rischio la convocazione. Invece il discorso era il contrario. Era il contrario. L'unica speranza per arrivare al mondiale era l'operazione. E poi noi sappiamo perfettamente, questo magari lo spieghiamo anche ai nostri amici da casa, che un club non può obbligare un suo tesserato a sottoporsi a intervento chirurgico. Lo può vivamente consigliare, può utilizzare la diplomazia. La Juve l'ha fatto, ha detto operati. Però poi in prima persona il giocatore decide, poi magari c'è il calciatore della primavera che gli dice operati, sta zitto, e lo fa. La Pogba è un brand che cammina, e Pogba ti dice no, momento, decido io cosa fare. Però quello è stato un erroraccio di Pogba,
Tant'è che io mi ricordo, ero a Parigi alla conferenza stampa di Allegri, che dice prima del Parigi, dice che vado o meno al mondiale è un discorso che a noi non interessa. Quella è stata una bella, no? Stilettata. No, quella sì, infatti cioè, lì si è visto un po' che comunque la Juve non l'aveva presa, non l'aveva presa benissimo. Poi, cioè, poi sul mondiale, su, cioè, a livello di Fanta lì sarà proprio un discorso che va oltre, nel senso che magari ti gioca la partita prima perché lui dice ad Allegri mettimi titolare così faccio vedere a Deschamps che sto bene, cioè, secondo me si andrà in, quando si arriverà a ridosso ci saranno magari discorsi di questo tipo, ma lui non pensa, penso minimamente ai più tre, ma solo al mondiale finché c'è la speranza, quindi ragazzi, tutti i calciatori Ludo, Gu pensano al mondiale. Sì, no, beh, sì, oggi sì, leggevo sì. L'indiscrezione che secondo me non è tanto un'indiscrezione ma una notizia, che i calciatori dell'Argentina sarebbero pronti a chiedere ai loro club di non giocare l'ultima partita prima che inizi il mondiale o comunque io infatti sono già pronto a situazioni Maria... di lavoro. Io sono pronto a situazioni avanti. Clamorose, anche perché lo dicevo già la settimana scorsa, giusto? Che facevo il conto che la quattordicesima e la quindicesima finisce il turno e il giorno dopo si gioca. Io già mi immagino Alessandro cosa ti che impazzisce nel cercare di mettere le formazioni probabili. Io mi immagino il delirio. Sì, sì. No, se c'è qualche diffidato, magari il giallo tattico che scatta prima. Sì. Infatti, ragazzi, Di Maria l'ho definito un giocatore di proprietà dell'Argentina in prestito alla Juve. Gente che si toglie la maglia perché esulta un altro. Gol di un altro. Di Maria aveva capito male, pensava che la sosta di adesso fosse quella del mondiale, allora ho detto mi faccio espellere, invece no. Io inizio a pensare che molti dopo il mondiale non torneranno alla base, ma questo è un mio pensiero molto cattivo, poi vedremo. Perché secondo me non abbiamo ben capito cosa c'è. Noi non abbiamo mai visto un mondiale invernale, ma immaginiamoci il mercato, cioè sarà un mercato estivo quello di gennaio. Sì. I rientri dei calciatori, gente che magari avrà la pancia piena, dice sai che c'è? Ma chi me lo fa fare ritornare in Europa a fare le partite vere quando io magari sono al capo? Cioè, secondo me noi non abbiamo ancora, sì, ovviamente, non abbiamo ancora percezione del tipo di stagione che stiamo per vivere e vivendo. No, poi metti che una sudamericana vince il mondiale, allora lì festeggiamenti per mesi, cioè... Come tornano? Con quale fisico? Come sarà il calcio post-mondiale proprio a livello di atletismo? E il fantacalcio, quanto ve l'ha rinnovato? Perché noi siamo rovinato, perché sì, noi siamo qui per questo, poi per capire, no? Anche i danni collaterali. Allora, io andrei a dire, intanto concludiamo il discorso rosa, che vede una porta con Silvestri, ottimo sì, colpo, con Padelli e poi Radu Carnesecchi, quindi comunque qua la doppia coppia con i quattro portieri. Carnesecchi, Carnesecchi is the way, Carnesecchi. Baschirotto che io volevo, te lo sei preso tu, con Bonucci, Carlos Augusto, Dest, Mele, Mazzocchi. Anche Carlos Augusto 10, ricordiamo, dal niente. Anche lui sarebbe andato a 3-4, serenamente. Sì, sì. Udoge però è il gran colpo della difesa, quindi sì, magari manca un po' di panchina, nel senso comunque Mele, Dest, un po' di Bonucci, anche lui comunque uno che non le fa tutte, però vabbè, Udoge fiora l'occhiello. Centrocampo, Chiesa, Cortinovis giocatore che fortemente... io guarda, inizio a spiccare nell'esonero di Cioffi. Per vedere Cortinovis titolare. Poi Dominguez, Frattesi, Iconé, Lazovic, Milinkovic, Saponara. Quindi comunque era arrivato con... Hai preso il gol di Iconé all'ultimo? Questa è una domanda importante. No. Ovviamente no, impossibile. Quindi diciamo che sì, è arrivato a meno soldi quegli attaccanti, pur prendendo comunque... Cioè, Di Maria, Osimhen, Piontek è comunque un signor tridente a 12... con Milinkovic, Lazovic, Frattesi, Chiesa quando torna, Udoge, Mazzocchi, quindi comunque Silvestri in porta che lo sta facendo bene, quindi dai, c'è ottimismo, c'è ottimismo. Ma no, non lo dire, tu mi conosci, sei perfettamente come io galleggi sempre nelle zone della retrocessione, però devo dire che ho fatto squadre ben peggiori, questo è vero. Sei grande squadra, poi sarà un campionato molto lungo il nostro, tra l'altro l'unico fanta che faccio in cui finiscono i gironi completi, perché noi siamo a 12 e quindi finendo all'ultima finiamo anche proprio precisi, giochiamo tutti contro tutti
anche se in calendario asimmetrico non vorrei gufare, ma ha uno squadrone, quindi arriverà ultimo, ci dice Bada. Sì, sì, è vero, è vero. Poi oh, ragazzi, la fortuna fa il suo. Io la prima partita perdo perché Bonucci si fa parare il rigore da Sepe, quindi sono sempre i dettagli. Beh, era già assurdo che lo tirasse, però vogliamo dire questo. Sì, ecco, spiegaci. No, ragazzi, allora, onestamente è una roba incomprensibile, ma infatti l'abbiamo anche chiesto, cioè, hai Vlahovic, che sa tirare i rigori, hai pagato 80 milioni affinché tiri anche i rigori in allenamento, e poi al 94esimo batte rigore Bonucci, e lo sbaglia, perché ragazzi, Bonucci fa un gol pazzesco, cioè il tap-in di sinistro con la palla, è un gol pazzesco all'incrocio. Cioè, un difensore un gol così non te lo fa mai, perché vabbè, la ribattuta. Ma lì secondo me sì, ha prevalso un po' anche la mentalità di Allegri, comunque per i vecchi, diciamo, un po' sempre un occhio di... Come se Vlahovic... La mentalità che lo manda in panchina però la partita dopo. Però prossimo rigore, perché non si è ben capita poi la spiegazione di Allegri. Lui ha detto, determinati rigori pesanti è bene che li batta Bonucci. Quindi cosa significa? Esempio... Rigore al 28esimo contro il Bologna, se c'è in campo Vlahovic. Ma se rigore è al 93esimo, 0-0, chi lo batte? Io qua ho ancora qualche dubbio, non ho ben capito. Però secondo me dopo un rigore contro il Milan magari. Però dopo che l'hanno provato, comunque Bonucci il rigore comunque l'ha sbagliato, cioè, quindi a sto punto facciamo direttamente Vlahovic e tutti contenti, anche chi c'era al fantacalcio, tipo noi, che ovviamente eravamo lì. Stavano pareggiando, niente, tiriamo Lucci. Io tra l'altro, io i rigoristi non li voglio. Io ogni volta che vedo un mio giocatore al dischetto... Quest'anno fai bene, quest'anno fai bene. Mamma mia. Leggo al volo la domanda del segretario CV che dice: lo faccio Immobile, Correa, Radonjić, Cristante per Zapata, Arnautovic, Kvara e Vlasic. Quindi praticamente Immobile... per Zapata, Arnautovic, Kvara e Vlasic, super offerta per Immobile, e hai anche Berardi, Pereira e Cup Miners. Tosta. Però io Ciro non lo do mai via, ragazzi, no. No, Ciro fa 50 gol quest'anno. Oh, ragazzi, Ciro manca un gol a Del Piero, Vabbè, Immobile poi sui record, ogni anno fa tipo 4-5 record diversi a livello di marcatori. Però io mi prendo Zapata, no, qui, qui è pesantina la situazione. Sì. Però ragazzi, sì, sono grandi nomi, ma io per esempio in un altro fantano nel nostro, sia Zapata che Arnautovic. Arnautovic farà 30 gol, la proiezione è quella? Un po' ne dubito. No. Zapata ragazzi non segna da una vita. Ha fatto un gol nelle ultime 20 se tu vedi i dati di Zapata, sono folli. No, però posso dirti che io vedo 15 su tutti e quattro questi nomi. Cioè Zapata magari 15, Arnautovic magari 15, Kvaratskhelia magari 15, Vlasic magari 15. Sto esagerando, però esageri pure secondo me se ne dai 35 da soli ad Immobile. Però Ludo, secondo me Kvara, che è un fenomeno, e Zapata a 15 non ci arriva. Vlasic sì. No, poi secondo me ci sono anche gli assist, cioè in generale sempre fatte, cioè ad esempio Milinkovic ha fatto un gol quest'anno, ma è uno dei migliori 5 per Fantamedia, perché comunque se fai un assist a partita è anche un altro conto, quindi non so, dal fatto che comunque dici che Berardi per la Cup Miners, cioè bisognerebbe fare poi una valutazione comunque allargata, sapere se ha 6, 8, 10, 12 eccetera, in generale, per questo tipo di scambio. Massimo 10 gol, ragazzi, stavo esagerando, sì, dandone, cioè, 35 15 di Immobile, sì, però. Sì, sarebbe. Cioè se Immobile fa 35 gol, siamo al massimo della possibilità per Immobile. Allora, rigoristi Juve l'abbiamo detto, tu come vedi poi, per chiudere i rigoristi, ok, ha detto Vlahovic, Bonucci, altri possibili, Sky Milik comunque può essere uno che magari se non c'è Vlahovic può... Quello che ne ha battuto qualcuno è Quadrado li sa battere, Di Maria. Di Maria, sì. Però Milik io l'ho visto anche per tirare le punizioni, quindi secondo me, cioè si è già messo per, e quindi si può secondo me mettere anche per tirare rigore. Sì, punizioni, vabbè, anche a Napoli ricordo che ha fatto tanti gol. Sì, no, punizioni, sì, adesso c'è Vlahovic, sì. È specialista, però anche Vlahovic, finora gli unici gol che ha fatto sono praticamente da fermo, quindi un cecchino, ha fatto due gol di fila pazzeschi.
Sì, comunque per quanto riguarda i rigoristi, io direi Vlahovic, Bonucci, Di Maria barra Milik, Cuadrado, quelli sono. Sì. E magari Pogba quando... anche lui quando torna. E anche se poi non ricordo tantissimi rigori. Sì, no, se non sbaglio mi ha tirati tipo un paio, tra l'altro anche alla United non benissimo come non percentuali bene. Realizzative. È bello vederlo in campo, Pogba. Una... Sì. Poi invece infortuni abbiamo detto Chiesa e Pogba abbiamo detto, ce ne sono però tanti altri infortunati nella Juve. Beh, questo di Miretti non preoccupa, anche se credo che per precauzione potrebbe saltare il Bologna. Rabiot e Locatelli secondo me alla fine della fiera vengono recuperati per il Bologna. Idem Alessandro. Chi manca? No, sono questi. No, questi, ma ho letto anche appunto che la Juve voleva cambiare qualcosa proprio per fronteggiare un po' queste emergenze infortunati, quindi cioè, la società si è già mossa in questo senso. Ha responsabilizzato una figura che aveva introdotto nel management a fine luglio, ovvero il professor Andreini, che è una sorta di supervisore proprio dell'atto di performance, non solo di parte atletica, anche nutrizionismo, cioè tutta questa parte qui per fare in modo che poi ci sia una buona performance. E quindi Andreini, che è stato fedelissimo preparatore atletico di Donadoni, anche in nazionale, è andato con lui a Bologna, se non erro anche in Cina, semplicemente questa figura che aveva già potere, ora ha ancora più potere, quindi valuterà lui in prima persona i carichi di lavoro, il preparatore atletico, insomma, è stata responsabilizzata la sua figura nella speranza per la Juve che diminuisca l'infortunio. Ma perché servono dei tutoraggi? Ci saranno dei tutoraggi di qui a fine anno? Beh, sì, servono tante cose in questo momento alla Juve. Verrà commissariata però... anche la panchina. Diciamo che poi quando fai una mossa simile significa, tra virgolette, commissariare il preparatore atletico, che è uno storico collaboratore di Allegri, Folletti, cioè al Milan, nel primo ciclo alla Juve. Però quando inizi un po' a toccare gli equilibri, gli staff, significa che le cose stanno andando molto male, e infatti stanno andando molto male per la Juve. Ma quanto male devono ancora andare prima che ci possa, cioè quanto può permettersi di sbagliare ancora Allegri sostanzialmente? Io mi sono fatto un'idea che la Juve prenderà una decisione durante la sosta mondiale. Poi raga, se precipita, se... cioè onestamente è già accaduto di tutto, perché la Juve fino al 92esimo stava perdendo in casa con la Salernitana, ha perso male col Benfica e ha perso a Monza, quindi non so quanto debba andare ancora male Allegri per finire concretamente il mirino di licenziamento. Però la mia sensazione è che la Juve voglia prendersi un lasso di tempo un po' più cospicuo per analizzare una prima parte di stagione. La pausa mondiale in questo è perfetta. Poi è vero che l'obiezione del tifoso è, però la Juve rischia di arrivare già fuori dalla Champions, magari con una situazione compromessa a livello di alta quota in campionato. Queste sono valutazioni che fa la società, ma io credo che durante la sosta, arriva l'ultima partita pre-inizio del mondiale, la Juve la decide. Ok. Ma anche per, si parla di nomi che magari hanno un interesse rispetto al mondiale, vari, Deschamps, Zidane, oppure sono nomi inarrivabili al momento? No, io ti dico che secondo me anche quella è una giusta chiave di lettura, nel senso, cioè se tu dovessi decidere oggi, no, di esonerare Allegri, cosa fai? Prendi un traghettatore. Ma fa ridere pensare a un traghettatore a settembre? Cioè la stagione è iniziata da un mese e tu vorresti traghettare cosa? Qua c'è una stagione da portare avanti, intera. Certo. Oppure nomi liberi e spendibili. Io su Zidane penso che lui si sia promesso alla Francia, perché uno che rifiuta di andare a allenare il Paris con un Mbappé, questi qui, credo che difficilmente andrebbe in questa Juve, dove devi ricostruire tutto. Però altri nomi prendibili, a parte le mode, Tuchel, Pochettino, non so, magari il mondiale ti può portare anche a pensare che qualcuno si liberi, che sia più facile da liberare, che ne so, il Mancini di turno, magari fai un pensiero, lo butto lì, e ora ha delle partite ravvicinate, invece quando ci sarà il mondiale purtroppo se lo vedrà da casa come noi. Quindi ci sono una serie di valutazioni, no, che magari oggi noi non vediamo, noi addetti ai lavori, noi cronisti, ma che poi magari vedono coloro che devono decidere. Sì. No. T'ho perso, Gugli. C'è stato. Sei tornato. Che ci vuoi dire? No, non ti sentiamo.
possiamo provare a leggere il labiale, esce, rientra, questo grande trucco della tecnologia moderna, e tu sei stato Ibiza e sei completamente libero. Io invece ho questa scottatura per appena 3 giorni in Sardegna, è andata così. Ecco, sentite? Sì, ora sì, e? Ora sì, ora sì. Allora, vi dico che ero già su argomenti interessantissimi, tipo il rossore del mio naso. Tu un attimo, te ne vai, io vado sulle cazzate, capito? È un secondo che tu scompari e... No, perché praticamente è uscito il comunicato su Brozovic. Ok. Sull'infortunio, comunicato però diffuso la Croazia, quindi in croato. Io adesso ho scritto a un agente che conosco croato, che però mi ha richiamato. Io ho messo sul telefono, okay. Ho messo modalità aereo, ma lui mi ha chiamato su WhatsApp e quindi mi è venuta fuori la chiamata e gli ho messo giù e adesso vediamo se mi dice c'è Ale che sta traducendo, ma non basta, questo è il fatto, non si capisce bene. Allora, dovrebbe essere una lesione e circa 25-30 giorni, questo diciamo dagli esami in Croazia, poi tornerà per fare anche gli esami italiani, diciamo, con... Quante sono 25 giorni? Tantissime, con questo... Sì. Cioè, diciamo che... 8. Cioè, da quando torna al campionato, che poi sarà tra pochi giorni, diciamo dall'1-2 ottobre, lì chi sta fuori un mese praticamente sta fuori 3 mesi. Brozovic si è fatto male prima, quindi ha, come anche vari Magnante, o comunque hanno questi giorni di sosta in cui non ci sono partite di Serie A. Però sì, cioè sono solo di campionato sono 8 partite da quando inizia a quando finisce questo ciclo. No, io lo prendo Brozovic al volo, poi torno sulla domanda di Tomiyasu, perché dice Brozovic è giusto al mantra, può essere una grossa perdita, è che secondo me non si guarda il quadro d'insieme, cioè se l'Inter non ha Brozovic, tutti i calciatori dell'Inter al fantacalcio poi rischiano di faticare, e questo è un po' il discorso, non tanto per avere Brozovic o non Brozovic, abbiamo visto cos'è l'Inter con o senza Brozovic, esattamente come vediamo magari cos'è il Sassuolo con e senza Berardi. Cioè, ci sono squadre che dipendono da determinati calciatori. Togli Milinkovic alla Lazio ora. Io togli Di Maria al mio fantacalcio. Senti, allora c'era Tomiyasu che ci chiedeva questa cosa di Romeo. Perché la Juve, secondo te, si è lasciata sfilare un terzino promettente italiano come Udogi e gira ancora con Alessandro e De Sciglio? Guarda, my friend, perché sostanzialmente il Tottenham può permettersi il lusso di prendere un calciatore e lasciarlo parcheggiato da un'altra parte. E io non credo che in questo momento in Italia qualcuno abbia la disponibilità economica per prendere un giocatore su quale magari subito non puoi puntare, nel senso che la Juve aveva probabilmente altre priorità in termini di strategia sul mercato e banalmente magari non aveva quei soldi che aveva il Tottenham e quindi Udogi è andato all'estero perché all'estero aveva offerte. Questa è la verità. Poi sono d'accordo con te che è follia pura, e l'ho detto più volte, pensare di farti una stagione con Alessandro De Sciglio, perché il primo, già detto tante volte, una persona che lavorava alla Juve mi ha detto: se metti una sagoma o Alessandro è la stessa cosa. questa e il secondo è una buona alternativa, ma è un giocatore che fisicamente poi lo conosciamo, lo storico di De Sciglio. Quindi sono totalmente d'accordo con te, secondo me è una questione meramente di soldi, di possibilità economiche. Juve Mania toglie Vlahovic, ecco, per Lukaku e Felipe Anderson? No. No, per me sì. Per me è sicuro, sì. Subito. No, così... Così ci spiazzi, così ci spiazzi. Mettete che arrivi Claudio Ranieri con la Juve con Vlahovic e 4-4-2 compatto. Io quello già sono pronto da 3 settimane. Io con Kostic bello pulito lì che fa solo quello. Ecco, Kostic a sinistra, a destra quadrato, Milik e Vlahovic, 4-4-2 pulito. Sì, secondo me sì, sui giocatori della Juve, soprattutto anche i top come Vlahovic, cioè da qui a fine stagione molto dipenderà dall'andamento della panchina. Poi quindi c'è il tifo contro nelle prossime settimane per avere Ranieri e non qualcuno che si liberi alla sosta del mondiale. Questa è... No, poi no, ognuno per te, le sue, dico in generale, per il fantallenatore. Sì, così.
è andata così, siamo a questo punto. Secondo me è meglio di Allegri per l'attacco, penso davvero chiunque. Poi Allegri negli anni scorsi era per l'attacco, nel senso, è un bomber, spero che Allegri sia l'ultimo dei suoi allenatori. Magari, cioè, per il fantacalcio... Figurarsi, anche dietro, io ricordo che da noi ho preso Perin, ho preso porta Juve, Perin, Szczęsny, ero contento, dico a 12 ho preso la porta top. Bravo Ludo, e poi due gol in casa con la Salernitana. Esatto. Uno a Monza. Esatto, questo è lo storico, capito? Cioè, mi sono beccato sta cosa e qua. E considera che la Juve ha affrontato una top finora, cioè la Roma, e deve affrontarla ancora tutte, quindi auguri. No, ma il calendario della Juve non è buono affatto. Cioè, non c'è. Le big col calendario buono sono Lazio e Milan, quello col calendario migliore di qui alla sosta. Quindi è una tristezza incredibile. Dalla prossima mettiamo Bardi. Sì, esatto. Dalla prossima mettiamo direttamente Bardi. Comunque, io Vlahovic in generale per il momento lo terrei, nel senso che comunque si è anche un po' svalutato. Non nel caso dello scambio per Lukaku, lì non si è svalutato. Ovviamente, se ti danno un altro top come Lukaku più qualcos'altro come Felipe, lì secondo me ci sta. Ho letto anche scambi più al ribasso, in quel caso Vlahovic lo terrei assolutamente, poi speriamo li faccia entrare tutti i rigori, ha comunque le punizioni dove si sta specializzando e deve un po' migliorare la Juve. Abbiamo visto comunque che con Milik le cose vanno meglio quando c'è Milik, quindi ti chiederei, visto che stiamo anche tra poco per chiudere, quali giocatori comunque ti, nonostante il momento, nonostante tutto, quali magari ti ispirano comunque fiducia? Cioè, penso magari Milik, Kostic, quali invece, penso invece qua Paredes, siano magari per il Fanta non ottimali. Allora, musica per le orecchie di Ludo. Finora l'unica nota positiva vera è stata Perin. E questo ti deve far capire tutto sulla stagione della Juve. Perché ha preso una caterva di gol, ma è sempre stato quasi il migliore, anche in Champions. Poi l'altra nota positiva è sicuramente Milik, che sta facendo molto bene. E il resto è buio, raga, il resto è buio. Anche Kostic è un giocatore che a me ad oggi non scalda. Poi è vero che ha fatto, mi pare, 3 assist, quindi uno che i suoi assist li ha già fatti un po', anche sporchi, no? Palle un po' strane. Però io credo che l'unica luce, doppia luce, in fondo al tunnel si è caratterizzata dai rientri di Chiesa e Pogba. Cioè lì ti devi appigliare, fare il segno alla croce come ho fatto io al Fanta, e solo loro possono cambiare le sorti di questa squadra. Adora. Ma è vero che Di Maria e Paredes hanno chiesto di non giocare Juve-Lazio per il mondiale? È l'indiscrezione di cui parlavamo prima, pare che gli argentini abbiano espresso questa... Non giocare Juve-Lazio. Mammaggia, la Juve che è lì con i punti, arrivano questi, dicono non è questa, non vorremmo giocarla. Però ragazzi, io l'ho detto, col mondiale alle porte è un disastro, ma soprattutto nella testa dei calciatori, paura di farsi male. Però questa cosa non c'era a prescindere, cioè tu prendi Di Maria e Paredes, sai anche tra l'altro quando li prendi che c'è Juve-Lazio che è l'ultima prima del mondiale, sai che vanno al mondiale. Cioè queste riflessioni non sono state fatte, cioè lo stesso Pogba è stato condizionato tantissimo dal mondiale, no? Poi uno dice, ma la Juve non ha i giocatori top, ok, però magari ha anche sbagliato a prenderli, tra virgolette. No, ho capito il ragionamento che fai, e quando ti assumi il rischio di prendere Di Maria che fin da subito ti dice io più di una stagione in Europa non faccio, lì sono oneri onori. In questo momento sono più problemi, perché Di Maria ha fatto una partita vera col Sassuolo e si è fatto male. In generale, ragazzi, premondiale possono nascere i pasticci. Vedi quello di Pogba, quello un pasticcio che nasce per paura di non andare in mondiale. Quindi, no, la situazione è complicata, molto complicata. Beh, diciamo che grosse... Se ti arrivano adesso, in questa Lega qua 12, e ti dicono... Fino a Monti Di Maria lo fai? Ma no. No, perché mi perdonerà l'entourage Pinamonti, ma io non sono un grandissimo estimatore di Pinamonti, quindi se mi fai un altro esempio ci posso pensare, ma Pinamonti allora, facciamo un altro esempio, allora. Zola Di Maria. No, dai Zola, ma come Zola Di Maria? Caputo Di Maria? Caputo Di Maria? Magari una riflessione la faccio. E non su Pinamonti. Jovic Di Maria? Lo faccio. Jovic Di Maria, sei coraggioso. ragazzi. No, poi là bisogna aprire un capitolo del capiccio. Cioè, Jovic si sveglierà o ci rovinerà?
Io guarda, faccio 6 Fanta, non ho mezzo Jovic. Io ho deciso quest'estate che io ho deciso subito. Un gol e un rigore sbagliato e una sfilza di 5-4 e mezzo. No, io ricordo che mi sono anche preso qualche paraculata quando ho detto che il gol contro la Cremonese era ridicolo perché si è girato in aria in mezzo a, non so, 6 morti che non lo guardavano. Morti che invece io mi sono subito gasato, ho ripensato, sai, ai tempi dell'Inter, grande, visto il gran colpo della Fiorentina. Cioè, ragazzi, quello è in aria su FIFA quando muovi solo il joystick, quello senza alcun tipo di cosa, e fai il panico perché non vogliono intervenire, se no è rigore. Quello ha fatto Jovic, secondo me. Da solo. Dai, allora abbiamo dato delle idee ai compagni di Lega, vediamo se ti scriveranno delle prossime. Devo guardare tutti i messaggi, devo ripescarli tutti. Ludo ha provato subito a farmi una rapina. Ecco. Ma non è una rapina, t'ho chiesto Dest, risolviamo la questione di Dest. Sono arrivato le sirene a casa tua quando mi hai chiesto Mazzocchi. Riguardiamo Dest, hai visto cosa ha fatto Dest? Tra l'altro poi mi hai messo sul piatto Karsdorp che si è fatto poverino male. Vabbè. Non preoccuparti, non ce l'ha più in rosa, non preoccuparti. Ho già fatto volare tutti io, nel senso... Ho già tagliato. Sì, vabbè. Era durato anche troppo quella coppia lì, Karsdorp e Selic. Cioè, ho finito l'asso e ho detto, ma perché? Ma cosa siamo? Cioè già che non mi ha giocato Dybala e mi è entrato Matic, veramente come se fossi Mourinho, nel senso, ho avuto un momento veramente brutto. Ecco, quindi non parliamo dei nostri non tesserati. Ciao Romeo, bene, dio del mercato, grazie. Romeo, vedo nei commenti, estasi totale. Tanto qua tra un mese è in pieno mercato, quindi ti ricordo. Un mese ce la spararsi, ragazzi, ce la mettersi a piangere. Mamma mia. Con quali soldi? Poi è interessante questo, visto tutto il discorso. Ma sì, prestiti. Però ci divertiremo tantissimo, sia al Fanta che nel mercato. Si divertiranno un po' meno le società, secondo me, ma noi ci divertiamo tanto. Cioè, ripeto, visto che ho visto anche nei commenti, di Brozovic, che è uscito il comunicato da Croazia, coi tempi sulle 3 settimane. Poi vediamo se saranno leggermente meno o, come si teme, più sulle 3-4. E venerdì ci vediamo venerdì a su tutti punto. Mi raccomando, Romeo, guardaci così schieri bene. Non ho visto contro chi sei, ma non contro di noi. Lo sai che io ti chiedo sempre informazioni, chiedo anche a Ludo. Io ormai voglio avere informazioni per non sbagliare, quindi siete i migliori per distacco. Quindi sto guardando contro chi sei, effettivamente. E noi a te sulla Juve. Io non guardo mai l'avversario, io punto sulla mia forza. No, fondamentale, cioè tutto da compensare. Sei contro Samu e sei comunque. Sei ecco. Contro gli uomini con Beto, Jovic, Muriel. Posso dirti la verità? Ho già i 3 punti. Prima vittoria, finalmente. Sì, posso dirti che potrebbe anche... Hanno schierato Theo Hernandez titolare. Vedo che sono gli unici che hanno messo la formazione e hanno messo Theo Hernandez titolare. Non so. No, c'è anche qualcun altro con la formazione schierata. Vabbè, ci sta. Non male, non male. Sì, subito Theo Hernandez titolare. Quindi penso che giocherai contro Rezza, che è il primo capanchinaro. Io vado con un'unica punta lasagna. Però Osimhen recupera, no, Gu? Non per la prossima, però. Poi sì, recupererà. Ma anche per la panchina, no? No, per la prossima, nel senso, per la prima che c'è dopo la sosta, no. Però da lì in poi ci prova. Diciamo che Cremonese potrebbe provarci, se no quella dopo. Comunque magari... Visto che sei in emergenza, ci sentiamo più tardi per qualche scambio con Fabio. Ecco il Condor. Lui è il suo socio che mi scrive alle 4 di mattina solo per far rapine. Queste volevamo sapere, in realtà. Non io che ti chiedo regala la vittoria al Napoli. Siamo fermi. Ciao va Romeo, bene. Ciao Ludo, ciao a tutti. Ragazzi. Venerdì alle 18. Ciao a tutti, grazie mille Romeo, ciao Guglielmo. Ciao.